Tanti auguri, sì, tanti auguri a te. Vediamo un po', vediamo un attimo se c'è la... Auguri Federico. Auguri Federico, posso farlo. Bob il treno no. Bob il treno non posso assolutamente evocarlo io. Auguri Federico. Vediamo un po'. Tanti auguri Federico. No, ragazzi, ok, questa cosa sembra veramente ha delle promesse incredibili. Auguri tanti a te, auguri a te, soltanto a te, Federico. E dunque auguri a te, soltanto a te, auguri a te, Potrebbe essere stata una pessima idea, peggio di Bob il treno. Oh mio Dio. Siamo tutti quanti qui, qui, un grande Beh, auguri Federico. qui, intorno a te. Solo per Altri 4 anni di terapia. Non avete mai provato a scrivere auguri e il vostro nome? Potrebbero sorprendervi queste cose. Federico! Federico! Così l'ho imparata! Federico! Forza con la curva! Federico! C'è l'angelo della morte. Cioè, capisco i pupazzini simpatici davanti, ma dietro c'è proprio l'angelo della morte che viene a prenderli. Guarda, quelli sono morti. C'è un frame di morte. Federico. No, 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 Federico si chiama Federico. Giustamente, scusatemi. Federico. Cos'è? Sì, è un corvo della morte. Io non ci ho mai provato, ma direi che l'hai appena fatto per me. Quanti Federichi hanno fatto gli auguri il compleanno oggi? Prego, non c'è di che. Ma che schifo ho appena visto, ma che orrore. Bob il treno in che senso? Io mi interno in psichiatria. Esiste lo stesso video uguale col mio nome. Tu ti chiami Luca. Ragazzi, è Canon che io so il nome vero di Darex. Calmical, grazie dei 27 mesi. Io mi chiamo Federico e quindi auguri anche per questo mese. Auguri a te, Federico. Giù caffè 5 mesi. Signor Cichibe, sono già 5 mesi. Colgo l'occasione per condividere che oggi ho fatto il controllo in palestra e posso finalmente dire che da marzo ho perso 9 kg. La strada è lunga, ma qua non si molla mai. Ma che invidia! Complimenti! Wow! Il corvo deve andare indietro. Complimenti e grazie mille della resub. Black Dry, 20 mesi, giorno funesto però per rinnovare. Mi ha mandato a quel paese la vacanza in Puglia. Tocca rimanere a casa. Ti capisco, amico mio. Io devo essere in Sicilia, stessa cosa, e non ci andrò. Quindi a casa a fare le live. Sir Alfred, 6 mesi. Oh, beh, auguri, auguri, Federico. Augurissimi. Auguri a te, Federico. Ieri sera chi si è scoperto chi è il preferito di mamma? La figlia maggiore preferita si è confermato essere io. Soprattutto per il mio italiano, ma anche perché sono l'unica figlia maggiore. Qualcuno ha detto tipo hai una sorella, e io tipo no, sono un fratello. No, era chiaramente uno scherzo perché mi serviva non avere competizione, credo, per vincere. Comunque è stato molto divertente. Ciao amici, buongiorno, buongiorno, buonasera, ben arrivati. Come state? Qui in Puglia sta cadendo il cielo, c'è il codice rosso qui. Urca, mi spiace. Sì, ma tu non avevi occhi da sole stilosi. No, ragazzi, che ridere. Che ridere. A parte che mi è rimasta la canzone in testa di prima. Ma no, non scendo in Sicilia. Di solito siamo ospiti da nostra nonna. Ma è stato, diciamo, appurato che per il bene di tutti e la salute di tutti è meglio che prima passi il coronavirus e poi si scenda. Io non dirò niente. Sono decisioni dall'alto. Sappiate che io volevo andare in vacanza tantissimo, ma mi sa che no.
E, però la cambio la colonna sonora perché è un momento in cui non stiamo celebrando niente. Vi devo solo raccontare la nostra solita mezz'oretta di chiacchierata. Ho comprato 25 tappeti di Asonil per il mio compleanno. Uno come ogni anno sul groppone. Cosa? L'Asonil? Perché? Aspetta, l'Asonil è tipo per gli ematomi o per il mal di schiena? L'Asonil è gel antinfiammatorio. Che è successo, amico? Mi hanno preso schiaffi. Esiste lo stesso video col mio nome, io mi chiamo Simone. Auguri a te, Simone. Però Federico ha quattro sillabe. Auguri a te, Simone. Devi saltare una sillaba, che fastidio, non va a ritmo. Manca pochissimo ai 100 C-Coin. Ehi, auguri a tutti. Terraria, da poco c'è il suo ultimo aggiornamento. Non so se dovresti provarlo, visto che è un gioco completo ora. Lo proverò, Noel Arca, lo proverò. Ho tanti giochi in fila per ora e Terraria non è tra le mie priorità. Ma vedremo. Per ora ci sono The Pony, Outer Wilds, poi c'è... avevo in realtà un elenco di cose. Oh mio Dio, è vero, aspettate. Mamma, sono in live, è urgente? No, è finita benissimo, guarda, tranquilla, era una multa del 2016 dell'ATM. E mi ha fatto preoccupare molto, quindi sì. Adesso lo dico anche in live, ciao mamma, ciao. No, scusatemi, è che quando ci sono le live non mi deve disturbare nessuno, però se mi chiama mamma vuol dire che è urgente. Adesso vi racconto anche della multa, effettivamente sì, ho un bel po' di cose da raccontare. A Salomon, grazie 19 mesi, e Killan Green, grazie 6 mesi, 9 mesi, non so cosa scrivere, nel dubbio, Lafayette! Yeah, che Geronimo man back. Devo impararmi tutto il rap. Allora, cosa volete sapere prima? Come mi sono quasi fratturato un dito o la multa del 2016? Nel 2016 il monopattino, cioè, sì. A me è toccato venire giù, i parenti l'hanno preteso, altri invece non mi hanno voluto vedere perché vengo dal nord. Esatto, Lodi, ma esattamente per quello che storco il naso, perché dico, gli affestati del nord, di tutta Italia, ma... Roberta, ci sono battaglie che devi sostenere, per le quali devi far sentire, altre in cui invece devi lasciare perdere, perché non puoi. E quella è una di quelle battaglie che lascerò perdere. Dito è più emozionante. Sondaggio! No, dai, vi racconto entrambe. Comunque vi avrei raccontato entrambe. Ma partiamo dalla multa che mi ero quasi scordata. Praticamente mi scrive mio fratello e mi dice: ciao! Hai visto la maglietta di Bloodborne? Top 3 giochi preferiti. Robby, forse c'è una brutta notizia. Bruttissima. Io vi giuro, ho pochi parenti a cui tengo. Uno di questi è mia nonna, che sta appunto in Sicilia. La famosa nonna che... non venite perché c'è il coronavirus. Appena Riccardo ha scritto questa cosa, io sono andata in panico, stavo sulla scala, stavo per cadere, vi dico solo questo. Ma la prima cosa che ho fatto è stata chiamare mamma. Mi spiace perché vi ho già raccontato la fine, però ho chiamato mamma. Che c'è, sono al lavoro, cioè, oh mio Dio mamma, quindi ok, perché tutte le informazioni di natura medica di nonna passano prima da mamma. Se la prima cosa che mi dice mamma è che c'è, sono al lavoro, vuol dire che abbiamo scartato l'opzione nonna che sta male. Ok, bravi tutti. Continuo a chiamare Riccardo, che non mi risponde, al che ho detto, ti giuro adesso, prendo il monopattino, vado, devo fare la live, ma vado a casa e lo prendo a schiaffi, se non mi dice cosa è successo, perché in panico, ragazzi, panico, cioè avevo il cuore che andava a mille. È arrivata una multa con scritto ingiunzione legale, tipo, cioè che, madonna santa, che è successo? Dell'ATM del 2016. Faccio, ok, intanto nonna sta bene, ok, cosa succede? Praticamente c'è scritto che non hai pagato il biglietto nel 2016 e quindi mi fanno la multa di 120 euro. Ero tipo, a parte che adesso sono così contenta che stasera mi ubriaco, perché mi sembra di aver schivato una pallottola, due pallottole, nonna, e una multa da 3000 passa euro. 120 euro nel 2016, cioè questi mi rincorrono per 100 euro che perché non ho pagato un biglietto nel 2016 di un pullman. E ingiunzione, ti mandiamo gli avvocati. Ma per favore, 4 anni dopo. Porca miseria, cioè veramente, cioè, hai presente quei maschi che ti dicono, vabbè, no, non facciamo distinzioni di genere. Quelle persone con cui vorresti uscire, guardami, sono fantastico, sono incredibile, e poi non hanno mai letto un libro, non hanno mai visto un film, non hanno niente di interessante da dire, e a cena non vogliono manco tipo dividere e dicono, guarda, ho lasciato il portafoglio a casa, paghi tu. È uguale, dice, oh mio Dio che aspettative, oh guardalo che grande, e poi 120 euro di multa per una cosa di 4 anni fa. Certo, secca un po' perché sono 120 euro in meno, però mi sembrava chissà che, la busta pareva veramente, ora ti sfrattiamo di casa, sembrava quella multa. E che cazzo.
Ma non vai in prescrizione? Oddio, non so cosa vuol dire. Allora la giustizia funziona? Sì, ma vai tranquillo che la giustizia, quando devono chiedere i soldi a noi, funziona benissimo. È per tutto il resto che non va bene, per l'evasione fiscale dei ricchi. Ma quando sai, noi la polizia, lasciamo perdere. Nobody was expecting the Spanish multition. Nessuno si aspettava la multa spagnola. Hola, merda. No, come si dice merda in spagnolo? Non l'ho mai detto, credo. A me è arrivata per un ticket non pagato nel 2013. Ma non è una cosa tipo vergognosa? C'è un sacco di cose. Ma ti ricordi nel 2016? Dai, recuperiamo queste cose. Merda. Hola, Roberta. Merda. Era molto facile. Non ti facevo così cattiva. Come cattiva? No, allora, fermi. Parli del paragone che ho fatto prima. Te lo dico perché mi è capitata una cosa che ho trovato molto fastidiosa. Sono le persone che si riempiono la bocca di parole e fanno super gli arroganti con te. E non perché devono per forza apparire interessanti ai miei occhi per... Oh mio Dio, devo uscire con lei. Ma perché sembra quasi che si vogliono mettere su un piano sopra di te e quindi ti dicono io sono fantastico, io sono incredibile, bla bla bla, e poi in realtà non c'è niente. E questo che mi infastidisce. Sei una criminale. E comunque, mai nascosto, nel caso non so se mi merito un defollo, ma a me gli arroganti, le persone arroganti sono proprio quasi i peggiori. Forse li metto di sopra dei bugiardi, perché magari i bugiardi, sai, c'è un motivo e cose. Gli arroganti io non li posso vedere, io li odio con tutto il mio cuore, gli arroganti. Quindi non ce la faccio. Quando devo fare delle metafore brutte, metto sempre gli arroganti come esempio. Le persone che conosco che, guarda, sono meglio di te. Ma mentira, nessuno è meglio di nessuno. Lerican, grazie di 40 mesi di livello 3. Grazie mille, finalmente cifra tonda. Nella vita succedono molte cose, di alcuni ti penti, altre le banni. Altre invece non li sostituisci con uno al mondo. Essere qui con te ovviamente parte da terza categoria. Grazie mille, Lerican. Bentornato ed è bellissimo averti con noi. Lerica! Giusto, molto meglio abbassare le aspettative con la sorpresa dell'altra persona è maggiore. Ma io non... direi questa cosa, poi cambierò argomento in realtà. Perché io non riesco a capire, non ho mai capito questa danza dell'accoppiamento delle persone che, no, che vanno al primo appuntamento, si studiano, ah, devo parlare di questo, non devo parlare di quest'altro. Io queste cose non le ho mai capite, però è una cosa che vi ho già raccontato, il ghosting, la messaggistica, il oh mio Dio chissà se mi scrive. Io non ho mai voluto capirle queste regole perché mi provocano ansia solo al pensare, ok, ho appena imparato come fare una serie di cose, tipo come pagare le fatture, pagare un affitto, devo imparare a pulire tutta casa mia e mi devo anche mettere a imparare che una persona si deve rispondere per farsi desiderare dopo 3 giorni, ma non bisogna mandare quando si va lì, ok, ricordati che prima paga lui, no, aspetta, adesso no, deve pagare la donna. Io non ce la faccio a imparare queste regole, vorrei che fosse tutto più semplice. Infatti non lo faccio e se dovesse mai succedere lo metterò ben chiaro. Io no, non sono capace, ok, di quella sfera di sentimentalismo. Io mi piacciono le cose un po' più oneste e sincere perché non le ho mai imparate quelle regole, non le so. Ciao J-Taz! Sono qui per vedere John Travolta, già in ferie. Oh no, per ora non c'è, magari dopo ritorna, è andato a prendere dell'acqua, mi raccomando bevete. Grazie, sono regole molto idiote. Però ho capito, quando le sanno tutti, quindi oh mio Dio c'è il primo appuntamento, devi vestire così, al primo appuntamento devi portarla lì, è come se tutti quanti le avessero imparate queste regole e tu no. Però a una certa dici, oh no, devo impararle. Oppure arrivi al mio livello che dici, ma va che non c'ho più voglia, non c'ho più l'età per imparare ste robe. Beviamo, sì. Io al primo appuntamento ho chiesto, posso bestemmiare? No, scusami, non per la bestemmia, ma per la brutale onestà e sincera ironia di questa battuta. È troppo bello. Posso bestemmiare? Bellissimo. Sì, esistono regole. Certo che esistono regole, Ale. Certo che esistono regole. Non hai mai visto le persone intorno a te fidanzarsi? Non mi scrive. Sei tipo, come funziona scriversi? Non capisco. Si dà il buongiorno la mattina dopo quante volte che ci si sente. Oh no, cioè sono tante regole. Apparirò troppo attaccata, troppo possessiva, oppure sono troppo... Io le so tutte, tutte quante le persone intorno a me me le raccontano. Io non ne ho imparata mezza. Zero.
Il mio primo appuntamento con la mia attuale ragazza, che è vegetariana, siamo andati alla Sagra della Porchetta. Bellissimo! Bellissimo! Che fame, tra l'altro. Basta imparare le regole base per vivere insieme alle persone. Tutte quelle regole riguardo le relazioni sono stupide. E però se ti circondi di... cioè, se intorno a te ci sono persone che invece queste regole le hanno imparate e dicono: ah, non mi hai scritto prima tu, allora ti ho dato il mio numero perché basta, non ti voglio più sentire perché non mi hai scritto il giorno dopo che ci siamo sentiti. E tu prendi il tuo quaderno degli appunti e dici: merda, merda, dov'era il punto dove... merda, è vero, c'è scritto, devi scrivergli il giorno dopo. Ma non mi sono ancora affezionata, che vuol dire che ti devo scrivere il giorno dopo? Mi spieghi, mi fai un riassunto, mi fai copiare gli appunti, non me ne hanno passate le diapositive, perdonami, non so niente. Sono troppo pigro, troppo vecchio per questo genere di cose. Ma vedo che allora ce le intendiamo tutti, bravi, bravi, rimaniamo tutti tra noi, così ce la capiamo alla perfezione, perché il mondo esterno mi fa troppa paura e non capisco niente di quella cioè, esco dalla porta, io sono una disadattata, ok? Quindi meglio che resto qua dentro con i miei quadri, che adesso vi racconto come non ho peso, no, non è vero, li ho pesi. Io sono una cosa di ma baffanculo. Marona mia, se becco persone così, meglio che non vuoi che ci sentiamo più. Ora stacco un attimo che devo scrivere a una ragazza. Sono passate 24 ore da quando mi ha scritto e ora posso risponderle. Capito? Perché se no sembri troppo possessivo e quindi devi fare psicologia inversa per essere attraente ai suoi occhi. E vi dico la verità, non è che sono nata disadattata. No, non è vero, aspetta. Sono nata disadattata, ma sono tra quelle persone che considerava buono e giusto provare a impararle queste cose. Quindi c'è stato un periodo della mia vita in cui effettivamente sono andata dietro a dei ragazzi, cercavo di stare al passo con la messaggistica famosa di cui stiamo parlando, non riuscendo e continuando tra l'altro a giustificarmi. Per alcuni era tipo: ma sì, non ti preoccupare, ma sotto sotto ero tipo: perché non ti sei fatta sentire? Io tipo: avevo da fare? Però in live ci vai e parli con le persone. È un lavoro. No, mio Dio, ti devo spiegare Twitch. Quindi devo imparare le regole per fidanzarmi. Mentre per l'altra ero tipo: ok, provo a non scrivergli perché se gli rispondo subito effettivamente sembra che sono stata al telefono quando magari in realtà c'avevo solo in mano. Morale della favola: siccome è andata male con entrambe le volte, e non male nel senso male, male male nel senso che mi sono sempre sentita sbagliata e disadattata, ho proprio deciso che non le voglio più applicare, che non sono stufa e andrò soltanto con chi la pensa come me. Tipo: oh, non t'ho scritto, punto, non facciamo la psicologia inversa, non ho studiato psicologia, va bene, c'avevo da fare. E vabbè, le ne hai preparata meglio che torni domani, le metto due in relazione appuntamenti, ma mettimi zero, non ho mai capito niente. Hai avuto più voglia di me. Ma è quella sensazione di sentirsi, sai, no, oh no, mi devo adattare, quindi sono io. Arriva solo dopo la consapevolezza che la tua persona è molto bella e sei fico. Prima è tutto un: o no, dove ho sbagliato, o no, devo migliorare, quella persona fa meglio di me, meglio che imparo da lei. Perché allora l'adolescenza fa schifo, perché hai tutti i problemi di persone cattive e cosa ti aspetta fuori dalla scuola, ma non hai ancora quel bagaglio di esperienze belline a cui ti puoi affidare per dire: vabbè dai, lasciamo perdere, o vabbè dai, reagiamo. E più avanti vai, più ti sembra di essere una persona più carina, più bella, accetti tutte le parti di te. Però ci devi arrivare, capito? È proprio un punto lontano nella stradina che va verso quella direzione. Quando sei adolescente non hai niente, non hai nulla a cui aggrapparti. Porca miseria, ed è per quello che è difficilissimo. Sarà per quello che non ho mai beccato nessuna ragazza, non so messaggiare. Yux, sai che sì. Probabilmente ci sono quel tipo di persone che sono bravissime a essere i fichi del gruppo, della gang, e quegli altri che invece sono disadattati, che potremmo essere noi, però facciamo gruppo e quindi non siamo più i disadattati e i fighi, cioè lo siamo, ma perché io vivo la vita come un musical, ma siamo semplicemente: oh, finalmente c'è, sono con la mia people. Io non sono fico. Quell'emote è tristissima, Gwyneth, non fatti abbracciare. Ma ho smesso di fregarmene da molto tempo, siete già voi che siete belli. Però prima non lo sai che c'è tanta gente figa. Devi capirlo. Devi dire: wow, quindi esiste tutta questa gente bella? Ci devi arrivare a quel punto. Quindi sì, parole santerrime. Ehi, Holy Mad Dog, grazie del secondo mese. I fighi adattati. Noi siamo i fighi adattati. Bellissimo. I fighi adattati è una parola bellissima. Salva che magari sappia che non è il momento perché la persona è occupata o meno. Oddio, non risponde. Ce l'ha con me. Certi discorsi sono più delle teorie. Accesi sul balcone.
della serie. Perché non mi hai scritto l'altra sera? Perché il tipo di coppia che odio è quella che si deve per forza sentire tutte le sere o tutti i weekend. Bisogna sempre stare attaccati. Io voglio la mia libertà. E quando abbiamo entrambi voglia ci vediamo. Poi è ovvio che ci sentiamo, però non deve diventare una cosa ossessiva. Già. La spontaneità aiuta, ma ci metto 10 minuti per scrivere un messaggio. Perché ti sembra di scrivere le cose sbagliate? Cioè, Ivan Alchimista. Other Wilds giochiamo oggi. Per la prima volta senza che io abbia letto neanche una recensione. Siamo fichi a modo nostro. Siamo fichissimi, più fichi di tutti, punto. Penso che, appunto, siamo più fichi noi perché siamo più sensibili. Fighi, no. Adattati, no. Fighi adattati. Ho sempre pensato che bisogna trovare una ragazza come me invece di cambiare me stesso. Io devo migliorare nel parlare dal vivo. Vabbè, ma ce la puoi fare. Se è un impedimento, anch'io sono migliorata in tantissime cose, tipo in esprimermi meglio, migliorare il mio linguaggio, essere un pochino più brava a far battute, perché mi aiuta molto nelle conversazioni essere continuamente ironica. Però non è che ho modificato me stesso, ho imparato delle nuove skill. Buondì! Comunque, chiudo questo discorso perché effettivamente non volevo fare la posta del cuore oggi, ma la faremo perché è sempre molto interessante. Un giorno vi chiamo tutti su Discord e io... Ora mi racconti i tuoi problemi. No, guarda, ti giuro, Paolo mi ha fatto troppo arrabbiare. Fuori tutti i Paoli che ci sono in chat, ci avete fatto troppo arrabbiare. Siamo i fichi d'India noi. Domando specialmente appena che una persona mi blocchi dopo aver visto un semplicissimo messaggio. Minchia, vittima di ghosting? Eccomi, anche io. Il ghosting ti segna Paolo. Paolo out. Che ho fatto? Oh no, Presi si chiama Paolo. Anche Samufer non si chiama Samufer. Aspetto forte la posta del cuore. Un giorno lo facciamo a caso. Mi piacerebbe farlo con lo sfondo rivelato. Ah, tra l'altro le nano lì sono tutte montate, belle, tutte schedate. Quindi non ci vorrà niente a fare. Posta del cuore, sfondo tutto rosa. E ragazzi, lo sfondo è magnifico. Cioè, qua dietro c'è uno sfondo veramente magnifico. Il ghosting è quando, diciamo, mi pare, non credo sia proprio la definizione corretta, però ti descrivo la situazione. In una situazione di messaggistica barra sentirsi, una delle due persone fa il ghost, sparisce, lasciandoti un buco, lasciandoti pieno di dubbi su qualcosa che pensi di aver fatto tu, per poi probabilmente anche ritornare mesi dopo e dire, uè, com'è, tutto a posto? Quello è il ghosting, sparire. In una situazione in cui ci si stava sentendo. Non so se riguarda anche le cose dal vivo, però sì. Il ghosting quando fa il fantasma. Jedas regala una sub a Paolo. Grazie mille Paolo. Ora fuori da qui Paolo. Grazie mille Jedas. E Stan Salva, grazie per i 21 mesi. Sto molto bene Andrea. Sto molto bene, grazie. Oggi è una giornata in cui ho appeso i quadri. Io odio appendere i quadri. Le nano B alla fine le pese, ho appeso le A e le B. Sono fantastiche, le ho appese tutte. Tutte 37 sono sul mio muro. In che posizione? Dove? Che colori faranno? Che forme avranno? Lo scoprirete solo alla 24 ore. Allora, ho fatto una cosa fighissima che spero abbiate visto su Instagram. Nel caso provo a mostrarvelo. Chissà che culo, quando ho creato il nickname Paolo era ancora disponibile. Vero? C'è qualcuno che si chiama solo Paolo. Dovrebbe fare lo streamer e dire tipo, ecco come ho conquistato il nickname Paolo su Twitch. E non Paolo 23456. Wow! Ecco come ci si collega al lito. Praticamente oggi ho fatto una cosa fighissima. Ho preso tutti i miei quadri, quindi tutte le cose che avevo, tutti i miei disegni, le cose di... c'è un quadro di Rick e Morty. Avevo i disegni della ragazza che ha animato per lo studio MDHR, quindi ho dei piccoli disegni originali stile Cuphead, dalla mano che ha creato i mostri di Cuphead. Sono tipo, oh mio Dio, appesi, cornice, tutto quanto. E... raduno di motociclisti. Ma secondo me c'è un pattern. Secondo me le... 3:30 ci sono i motociclisti qua sotto. Un giorno ne farò parte, ve lo giuro. E praticamente odio appendere i quadri, ragazzi. I chiodi non fanno per me. Mi ero preparata. Avevo preparato anche un piccolo aggeggino per, con una calamita, per praticamente tenere il chiodo tipo in posizione per non farlo cadere e poi martellare. Ora, questa è la foto. Alcune foto sono esclusive di Casto, che si è premurato di metterci delle faccine. Questi sono i chiodi. Oh no, è vero che non potete quasi vedere. Ok, li potete vedere col green screen. Vedete la forma che hanno i chiodi? Ecco, non sono solo quattro. Io ne ho piegati davvero troppi. No, non è possibile.
lui ci ha messo le faccine, ma io non ero contenta. Quelli sono i chiodi, questi sono i chiodi. Non è possibile che io con i chiodi lunghi, infatti ho preso quelli grandi, corti, neri, quelli potenti che tanto stanno dietro il quadro, chi se ne frega, con gli chiodi sottili, fini, pam, piegato, ma vaffanculo. Cioè anche tenerlo, fare piano piano piano, si piegavano sempre, sempre. Che cosa vuol dire solo che si piegano? Vi giuro, oh mio Dio, farò un podcast solo di cose per lamentarmi. Alcuni saranno i chiodi più lunghi di 16 mm. Perché che noia, vi giuro ragazzi, che noia. E quindi ho usato tutti gli altri chiodi che avevo, quelli neri che avevo comprato perché già sapevo che non sarebbe andata benissimo. E ho preso delle cose, tra cui idea geniale. C'è una piccola, c'è un piccolo reparto dell'Ora Merlin che sono i il reparto ganci per le biciclette, che ho scartato subito, non solo dopo aver visto il prezzo, ma anche dopo aver visto quanto erano pesanti, quanto erano spessi e sinceramente molto brutti. Non li voglio ancora usare per la bici, ma li volevo usare per appendere le mie maschere. Guardate, ne ho qua una fortunatamente. Io ho due di queste maschere che adoro, sono bellissime, secondo me sono proprio dei pezzi da collezione da tenere appesi. Vi dico appesi perché prima stavano su delle teche. Faccio vedere, questo è il mio green screen se vi interessa. Prima erano dentro delle teche, mentre adesso ho pensato che li volevo proprio appesi sul muro, quindi che stessero proprio così, come dei trofei di caccia. Sto ancora pretendendo di avere la collector di Far Cry 5, ma è una ferita aperta. È molto bella. Ho questa e un'altra che avete visto su Instagram, ma che vi faccio rivedere. E quindi ho pensato a un modo figo, ingegnoso per attaccarle. Ho pensato che okay, i ganci della bici sono bruttissimi. Li ho visti dal vivo, sono neri, orrendi. Poi serve, credo, un trapano di queste dimensioni, tantissimo, per attaccarli. E quindi ho deciso di prendere i ganci per le mensole. Però non metterci sopra una mensola, ma metterci sopra proprio la maschera. E ne ho trovati un paio a 1 euro l'uno di legno, super carini, che ho pensato subito. Io ho ancora la vernice dello studio, lì coloro di grigio, così è perfetto, sono super... Ho pensato anche di colorarli in un modo diverso che staccasse, tipo bianchi. Però poi ho detto no, ok, grigi che si matchano con lo sfondo è super figo secondo me, perché così sembrano appese ma non si vedono i ganci, bla bla bla. E si è buggato questo angolino, sì, adesso... metto davanti e li ho portati a casa, ho dipinto i ganci, li ho appesi con i chiodi perché sì, e ho calcolato la distanza giusta e ho appeso la maschera ed è venuto benissimo come cosa. Vediamo se riuscite a vedere, questa è la maschera, quindi sono i ganci di cui parlavo e sta su con tutti i miei quadri. E la cosa mi ha gasato troppo e voglio fare la stessa identica cosa con questa, perché ne ho presi solo due per fare la prova, e quindi andrò a comprarli. Io ve lo consiglio, non ho studiato arredamento, però mi sembra veramente una cosa super carina avere delle cose che si appendono così e non necessariamente prendere mensole o altre cose, ma appenderle così, senza chiodi, questi gancetti. Dovete andare nella sezione mensole dell'Eroe Merlin e ci sono cose sparse, ci sono di ferro, di metallo, di acciaio. Io le ho prese di legno perché mi servivano super leggere, per tenere qualcosa di super leggero, quindi sì. Era grigio, sì, perché ho messo... sembrava azzurrino, però era grigio, grigio studio. Ciao Game, come stai? In posto per me ha fatto notare il gancio storchio. Mi odia dire qualcosa. Come il gancio storchio? Ah, sì, perché col peso si chiudono. È normale, credo. Facciamo finta che è normale. Perché col peso un pochino si chiudono. Seguirò il consiglio. E pensavo di fare la stessa cosa anche con alcune delle mie statue che arriveranno di Pokémon del sito che vi ho fatto vedere, Favor Recap. Invece di metterle su delle mensole, di prendere proprio queste cose, questi ganci, e appoggiarci sopra la statua, in modo che stia praticamente sul niente. Non ci sia nient'altro che questa statua sul muro e basta. E devo ancora vedere, perché forse devo metterci più chiodi, più cose, non voglio che si stacchi con tutta la statua che mi è costata un occhio. Però vediamo. Lo farei anch'io se avessi delle maschere da esporre. Vabbè, io sono fan di queste cose perché obiettivamente adesso non posso mettermela per quelle cuffie, però ste maschere sono veramente incredibili, magari le uso anche per farmi delle foto, ma averle appese mi sa tipo trofei di caccia, è una roba super figa da avere in uno studio.
E poi sono due pezzi di due cosplayer che comunque seguo e sono fatti da Dio, e quindi sono tipo wow, voglio conservarmi non solo le mie cose ma anche quelle degli altri. Fatto sta, ragazzi, che mi sono colpita il dito più volte, non c'è un modo carino per dirvelo, quindi soffrite con me. Non sono capace di attaccare i chiodi perché ho usato il poggia chiodi, ma ho piegato i chiodi e quindi ho usato le dita, mi sono colpita più volte le dita, fa malissimo, perché a un certo punto ho fatto il rage. Fa malissimo. Sono molto contenta che vedrete il risultato finale, perché il processo è stato veramente doloroso. Sì. Az. Le maschere, dove le ho prese? Cerca, apri scheda Google, Lightning, ups, meno male che l'ho tenuta, Lightning Cosplay, mentre l'altra l'ho presa su Etsy, però devi cercare tipo Cat School o qualcosa del genere. Tra l'altro, vediamo se c'è, Etsy. Mi sa che è tornata in vendita una delle maschere che volevo, ma devo smettere di comprare cose perché ho già comprato... Vi devo far vedere cosa ho comprato. Aspettate, aspettate. Allora, intanto vi faccio vedere cosa ho comprato su Fiverr e poi cosa vorrei comprare su Etsy. Posso inviare un link per dei gancetti? Sono economici e non necessitano i chiodi. Mandamelo su Twitch, messaggio privato, così lo apro adesso in questo momento. Ciao Super Alex. Lord Vaccio, grazie per i 3 mesi. Bellissimi come... 3 come i miei bellissimi gatti. Oh, mettili in pet. E basta, no? Non ci sono state altre cose. Allora, io ho comprato queste statuine e mi arriveranno. Che sono questa, no, questa qui, e ve le apro. Sì, ne ho prese 3 dal sito, ok, ci ho speso molti soldi. Grazie del ride, Melissa, grazie mille, ben arrivati, siete arrivati giusto in tempo per vedere come spendo i miei soldi. Un saluto da Melissa, un salutone, grazie mille, le faccio un mega shout out. È una disegnatrice super brava, disegna un sacco di cose rosse, come forse... No, non potete saperlo, mi sa. Meli... Perché Meli Red Draw è su Instagram. No, non è vero, anche qua su Twitch. Allora sì, è assolutamente quello che intendevo e come potete vedere anche nel nickname. Andatela a seguire, è veramente molto brava. Ci siamo conosciute all'esposizione a Lucca, nella parte artisti, nel padiglione Games. Super belli momenti passati insieme. Wow. Come la trovo questa? Aspetta... Era così. No, forse Pumpkin. Lei è su Twitch grazie a te. Ma dai, sono contentissima. Spero si stia divertendo. A me piace tantissimo Twitch. Quindi se altri disegnatori sono su Twitch, a me piace veramente tantissimo. Aspetta, aspetta. Vediamo se la trovo. Come se la trovo? Missa. Forse lui? No, è questo qua. Ok, datemi solo un secondo. Credo proprio che sia lui. Sì, no. Oh mio Dio, non lo trovo. Forse Willow Create, mi pare. Lo creative, vado in ordine. Che cerchi? La maschera che ho preso del gatto apparteneva a qualcuno, però dovrei aver messo fra i preferiti le altre cose che volevo. Non è vero? Ordini, acquisti e recensioni. Grazie MightyXD per i 5 mesi. Eccola. Osso dipinto, ho trovato. Spiacenti, questo articolo non è disponibile. Urca, è finito. Di chi è però? Nota del negozio. Eccola qui. Eccola qua. Scusatemi tantissimo, è anti-live assolutamente questa cosa. Però dovrei esserci riuscita. Niente. Vabbè, ci ho provato. Ho il microfono del gatto, sì, mandato dal gatto, e sono super contenta di poter essere colei che vi dice: ehi, prendete la roba del gatto. Allora, non trovo le maschere, ma è simile a questa, ve lo giuro, però non è assolutamente questa, quindi non so, non credo, però è simile, era una maschera,
E queste sono le cose che ho comprato invece che mi appenderò. E sono questa qui, ed è Pikachu Halloween Limited Edition Pumpkin Light, che si illumina, che si illumina, ragazzi. Io sto contando le ore per avere questa statua, l'ho comprata senza voltarmi indietro, è troppo bella, oh mio Dio, e non vedo l'ora che mi arrivi. C'è scritto ah no, 10 work, ok, l'ho pagata, arriverà entro un mese, penso. Immagina se ti arriva il 3 novembre, ci mettono un botto ad arrivare. Quella di Ponyta probabilmente arriverà l'anno prossimo. Non far entrare Giulia in casa tua, mai te lo abbatte. Ma è carino, è tipo Halloween. E poi c'è Mimikyu, come fanno a piacerti Mimikyu? E poi ho preso questa. Questa è Q3 2020, quindi arriverà l'anno prossimo. Ed è... boh, ragazzi, wow. Cioè, deve arrivare sana e salva. Non so se e come arriveranno. Infatti mi aspetto che dovrò più o meno chiedere un refund di tutti e tre, perché ogni volta che mi mandano dei pacchi dall'estero è più probabile che non arrivi. E questo sito si chiama favor.com, eccolo qui, favorgk.com. E ho preso questa, ho preso questa e ho preso questa Ponyta Galar col mio moto Impidimp. Queste sono le tre statuine che vorrei tantissimo avere e che mi metterò alle mie spalle nello studio in qualche modo. Le vorrei, se non nell'inquadratura, però appese al muro, e saranno la cosa più preziosa che avrò. Cioè, sono le cose che mi porterò via quando ci sarà un incendio. E sono troppo belle. FedEx, ma speriamo di no, che muoiano, cazzo. Non sono in grado di consegnare niente, quelli della FedEx. Era venuto anche il tipo che, sì, il possessore di questo sito e colui che gestisce il sito, era venuto in live perché ne stavamo parlando e ci ha ringraziato ed è stato tipo: oh mio Dio, sono vostra fan tantissimo, grazie a voi, credo, non lo so, che figata. Mi mandate qualcosa? No, non importa, aiuto. però sì, arriva con un camion di cuscini, sarà meglio. Veramente bellissime. Magari gli posso chiedere questo: ti prometto di fare l'unboxing in live, però mi devi giurare che mi arrivano in tempo queste cose. Condividi con me il tracking e io ti giuro ti faccio arrivare un sacco di gente che compra le robe, giuro, perché è troppo bello. Comunque niente, è andata così. Dopodiché, che altro ho fatto? Ho finito Promise Neverland e ho scaricato il manga. Devo leggerlo tutto, ragazzi. Wow. Chiunque mi abbia consigliato Promise Neverland, ce ne sono tanti tra di voi, wow, ho pianto, mi sono cagata addosso dalla paura, mi sono ansiata e non riuscivo a staccare gli occhi da questa serie piccolina che è in corso, però è in corso con il manga, e io ho preso il manga e me lo voglio leggere. È pazzesco, la prima puntata è bellissima e ti dice: ehi, siamo delle persone nell'orfanotrofio, e nella prima puntata tu capisci che pensi che questa sarà la direzione e invece questa è la direzione, e dici: cosa? What? E dopodiché è tutto un e va velocissimo ed è veramente un roller coaster di emozioni. E manga è finito? Oh mio Dio, c'è scritto in corso, allora me lo finirò subito, seconda stagione del 2021, ma andrò avanti col manga. Fa ancora più paura a livello di disegni, si prepari, non vedo l'ora, non vedo l'ora. A metà puntata si ribalta tutto con le gocciole. Capitan Sonaglio, grazie 10 mesi, grazie mille, bentornato. Dopodiché, ieri mi sono tagliata con la carta, non ve lo aspettavate, lo so, più volte, però mi sono liberata di tutti gli scatoloni che avevo nella mia cucina. Scusate, volevo farmi uno scherzetto, però la mia cucina adesso non ha più scatole, sono contentissima, però mi sono tagliata, mi sono fatta malissimo, non so cosa mi servono le dita, le sto maltrattando, che novità. cucina agibile. Devo solo liberare dei 2 vetri della teca che si è rotta, perché appunto 3 vetri, perché ho un'iteca a 4 vetri, se ne è rotta uno, 3 sono inutilizzabili, sono ancora lì, non sono andato, c'è un posto dove mettere delle teche di vetro, non posso buttarle dritte nel vetro, penso che mi prendo una multa o non lo so. Sono quasi caduta dalla scala perché appunto mi era arrivato un messaggio molto emozionante mentre ero lì sopra della multa del 2016. E ah, ok, è successa una roba oggi, assolutamente non di importanza in nessun modo, però mi piace raccontarvi cosa mi succede ogni giorno. Sono uscita a farmi una piccola passeggiatina e c'era un coccodrillo per strada, per terra,
davanti a una vetrina, era marrone, era piccolo così, e guardava la vetrina. Mi sono cacata addosso perché pensavo fosse del tipo un topo. Dopodiché ho capito la genialità della situazione, perché non penso che un bambino possegga un coccodrillo marrone che sembra che qualcuno ci abbia cacato, penso fosse più uno scherzo. Però ci ho fatto una scenetta carina fingendo che avesse delle crisi di identità col suo aspetto e che fosse tipo Mulan. E io vi dico sempre, seguitemi su Instagram perché è il posto dove pubblico le cose migliori. E quindi la situazione è tipo questa. Ed è veramente un coccodrillo che si sta specchiando su una vetrina. Ho detto, questa la voglio dire in live, perché è troppo bello andare in strada e guardarsi intorno. Ho visto il post, che ridere! Che qualcuno avesse cacato! Esatto! Ciao Azza! Monster Hunter Wilds! Lo voglio giocare adesso! Ho fatto tipo una... ho fatto assolutamente una cernita di tutte le persone che mi hanno detto devi giocare questi giochi. E se la sono battuta, Outer Wilds esce l'anno prossimo, mi sa. No, quest'anno. Outer Wilds e Deponia ha vinto Outer Wilds. Adesso lo iniziamo. Yay! Queste cose nemmeno in Australia. Da fuck dei dubbi, no, vada. E ultimissima cosa, ieri è stato il compleanno di mamma. Grazie mille a tutti degli auguri su Discord. Le ha fatto super piacere, era tipo tutti emozionati. Quante persone, wow! E siamo andati in una osteria siciliana, ragazzi. Non posso. Oggi ho mangiato delle barrette perché non volevo mettere nel mio corpo qualcosa che non fosse a quel livello, perché sennò mi dimenticavo cosa ho mangiato ieri. Wow! Caponata, tartar di tonno col pistacchio, fritti misti, oh mio Dio, gli spiedini di pesce spada come li fa mia nonna, ma in più con tipo gli arachidi e la menta, cosa? E la torta l'hanno fatta loro ed era strabuona, io non ce la faccio. Sembrava non ti piacesse, ne ero tipo... So, sembrava. Ma il mango? No, non c'era il mango, ieri non c'era il mango, non ho ordinato niente con il mango. Mango morta. Siamo bravi a cucinare noi siculi. Lo penso, essendo io sicula. Spero ovviamente che tu sia per letteralmente nulla, perché ogni piccola cosa è spettacolare. Auguri alla mamma, non so nulla. Cioè, peccato, niente mango, manco mango. Azza, vediamoci, mi manchi un sacco, settimana prossima vieni qui e facciamo funzionare con la TV, ci vediamo un musical. Se ti interessa, The Promised Neverland sono 20 volumi, con 181 capitoli in totale. Ce li ho scaricati, tutti. Ho un'app e me li leggerò tutti, però prima devo finire il libro di Dado. Quello era un fritto mistico, visto l'aspetto, esattamente. E i Siculi Gang. Che paese ci sei stata? Tutti i miei parenti, generazioni eccetera eccetera sono parte di Palermo e parte di Caltanissetta. E sulla torta c'era mio fratello. C'eravamo tutti, però ci ha fatto eccessivamente ridere il fatto che avessero deciso di dare la fetta con mio fratello a mio fratello. E il taglio, ragazzi, è esilarante. Cioè, questo pezzo di torta è la cosa più bella che io vedrò questa settimana. Noi non riuscivamo a mangiare da ridere. Adesso mi calmo perché mi sta già tremando la voce perché lo guardo e rido. Sono arrivati, era inaspettatissimo. E vai, to, piatto, e su mio fratello c'è la sua faccia. È stata una combo micidiale. No, tu, guarda. Grazie. È stata una combo micidiale. E... tra l'altro, Azza, sarei molto contenta di venire qui e vedere come sto arredando, perché sto seguendo un sacco i tuoi consigli. E ho fatto una roba con una maschera dei gancetti su Instagram che mi rende tipo, oh, Azzalina San sarà fiera di me, prendo Animal Crossing. Se a fine mese è vero che tu parti e vai in Sardegna, oh no, cioè divertiti tantissimo, in realtà mi mancherei un sacco, però divertiti tantissimo. Ok, prendi appunti. No, no ragazzi, micidiale, veramente. Io non riuscivo a capire come nessuno si rendesse conto della genetica di questo. Io e mio fratello non riuscivo a mangiare, semplicemente. Ci ho fatto dopo allora. Sembra qua di Smash Mouth, aggiungo di Stardust 3. Comunque sì, abbiamo mangiato in qualche modo senza sputare. Tra l'altro li ho anche taggati su Instagram e loro tipo, wow, ci hai taggati su Instagram? Oh, vedi un sacco di follower, come mai? Io tipo, ok, ora lo spiego, perché sono stati super carini, però non ho idea di come spiegare alle persone. Guardi, io vado su internet, accendo una camera e per 3 ore intattengo. Vestita,
disegno. Facciamo che sono... Hai presente la Ferragni? Molto di meno. Più o meno sei lì. Però anche illustratrice, giuro, mi pagano. E non sai mai dove partire per iniziare una discussione. Ragazzi, non esiste il nostro lavoro fuori da qua. Quindi sei tipo... Capito perché suona male, te la devi preparare prima un discorso del genere. Intrattenimento, vestita, già? Facciamo che sei più o meno famosa? E ma non mi hai chiesto perché. Io che la spiego, non faccio la troia ma lascia mia webcam. E ma così loro pensano tipo, no, non so cosa penseranno le persone. Non voglio neanche entrarci in realtà in queste discussioni, quindi cerco sempre di evitarle. Tipo, tu cosa fai? Ush, niente, me li ho comprati tutti quanti. Ma ho anche dei difetti. È vero, la bottiglia è invisibile. Verissimo, guarda che bella. Io faccio la partita IVA. Ragazzi, mi hanno detto di non guardare niente di questo gioco, di non sapere nulla, di non fare, dire, di stare ferma con le mani durante tutta la giocata di questo gioco. Sono pronta, quindi direi di iniziare. Mi sa che la chat la tolgo però, cioè è carina però non vorrei che coprisse situazioni. Posso sfidarti a non leggere questo commento perché sono completamente inutili in questa live. L'ultimo emoticon è troppo bella, mi spiace, hai perso. Oh, ho perso io, però quell'emote ha attirato la mia attenzione. Maledizione il mio complesso per l'emote. Come si toglie la chat? Così, voilà. Ora vi ricordo le mani. Le devo togliere dal sedere. Allora, potevi semplicemente dire che illustri le cose, ma non sembrano di quelle cose per le quali poi hai attenzione in generale. Oh, non lo so, vabbè, è andata così, mi sono confusa e mi sono colpita da sola. Let's go. Allora, tengo qua Stream Elements, Streamlabs. Allora, facciamoci due. Che cazzo era il dithering? Non mi ricordo, però tutto altissimo. Campo visivo, oh, vedrò dopo, penso. Testo audio, italiano. Bello. Ferma lo scorrimento del tempo mentre stai leggendo. Mentre parli con i personaggi, ti dico questo, la conversazione. Lo lascerò così. Ok. Ho sistemato due robe nella grafica. Via. Caricamento. Wow. Grand'angolo. Scusate, mi dà super fastidio la luce, me la devo abbassare un pochino. Spero si veda ancora il green screen. Ok. Ecco il nostro pilota, vedo che sei di ritorno al tuo campeggio pre-lancio sotto le stelle. Che cosa sei? Che carino! Oggi è il giorno del decollo, eh? Sembra ieri che hai deciso di partecipare al programma spaziale ed eccoti qua, in partenza nel tuo primo viaggio in solitaria. Che dici? Te la senti di far decollare questa bellezza? Il serbatoio è pieno ed è pronto a partire. Confermi di aver aggiustato i reattori? Sembra una cosa prudente da dire, quindi hai aggiustato i reattori posteriori? È successo solo una volta, dopo quella qualche altra volta. Ma ehi, a che serve rinvangare il passato? In ogni caso devi andare a prendere i codici di lancio da Scoglio Corno all'osservatorio prima di poter decollare. Vedi, riporta lì quando avrai finito, con i saluti e tutto il resto. Codici di lancio di Scoglio Corno? Ma sì, mi faccio un marshmallow. Devi cambiare da talk... Mi cambiate il gioco, per favore? Ho mangiato un marshmallow. Ok, ok, siamo qua a fare i campeggi. Allora, di là mi imbarco, ma mi hanno detto che devo fare altro, quindi non penso di poter saltare fino lì.
già letto Lazza che scrive basta spoiler? Ma state già spoilerando, ragazzi. Ma vi fa così schifo stare in chat? Volete essere bannati? Cioè, sta così bene qua. Ehi. Ehi, sei tu. Sai, ti ho detto che oggi collegano la tua lampada, vedere se sta al lancio. Non vado nello spazio, ci vai o no? Sì, 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 ci vado, ci vado. Dai, facciamo una prova. Cos'è? Ah, sì. Benissimo. Spinta in alto, spinta in alto. A porta, Michel. Allora, dentro il geyser. No, abort me. Questo è come andrà il mio prossimo viaggio. Togli lo sguardo nei momenti meno opportuni. Allora, che è successo? Ma perché è così difficile? Grazie molto, 11 mesi, ancora ne siamo all'anno. Andando su drone. Quindi? Vabbè, ho vinto, sono bravissima, va bene? Ok. Ti è piaciuto lo spettacolo? Sono bravissima. Ah, ho capito. Ok, siamo tutti parte della stessa razza. Ehi, sassolino, ehi! E adesso mi ha dato la caccia di mettere, ma stai andando? Che cosa sto sentendo? Ah, giusto. Ma mi servono dei codici. Esplorazione di verbi, sei cattivo nello spazio. Tu sei scoglio corno? No. Non esplodono più così spesso. E là, gamberone. Doveva andare tra le bandiere. Ma mi ha detto di andare sul geyser. Poi la musica è troppo alta. Ma capite, cosa facciamo? A volte mi sento stupida, ragazzi, non capisco niente. Non sto capendo nemmeno io. Ah, ok. Sono più le volte in cui mi sento stupida e inadatta nei videogiochi che altre. Mi serve il signor scogliocorno, però. Sarà qui dentro? Ma sera, no? Allora, launch tower. Con calma capirai. Ok, mi piace la fiducia che avete in me, va bene. Ora con calma capirò. Diamo il menu. No, non c'è ancora un menu. Però questo è il nostro dolce villaggio. Torniamo giù. Allo su tutorial.
Non è un tutorial lineare da prima? Cioè? Ah, devi solo esplorare qua, no problem. Ok, mi serve di trovare sto tizio. Adesso lo trovo. È che di solito giochi giochi così con molta fretta. Salve, carette lo spazio. Devo dover lasciare... Oh mio Dio, sì, il banjo. Madonna, le tre carette sembra quelle dei suoi strumenti. Oh. Dove è l'osservatorio? L'osservatorio si trova sul sentiero dietro la cascata. Ci sono un paio di segnali che indicano la strada, ma in realtà basta continuare a salire per prendere a destra, quindi nella caverna. Ok. Ok, devo continuare a salire. Vabbè, oddio. Stai tranquilla, non volevo. Ecco il mio combino qua preferito. Quindi siamo tipo... Sarà il segnoscopio per trovarci. Ok, proviamo. Equipaggi segnaloscopio. Allora... Ho uno strumento in più. Eccolo, eccolo, eccolo. È lì. È lì. No. Dov'è? Come? Avete 5 mesi? Sì, le ho viste quasi tutte. Proprio puoi guardare anche in alto e in basso, eh. Ma a me mi segna. A me segna qui. Segna lì, scusami. Esattamente in quel punto. Eccolo lì, eccolo, eccolo. L'ho trovato. Sì. E vai. Prendi questo. So usare uno strumento. E vai. No, merda, merda. Stai dietro. Nulla. Dietro una cascata non c'è niente. Che scroscio, che rumore. Ma è troppo forte l'audio. Vedete che abbasso? Cioè, rispetto alla mia voce. Testo audio, facciamo più o meno così. Meglio? Cosa? Non ho detto, posso abbassare l'audio. È un problema se abbasso l'audio. Sì, possiamo andare a mangiare da Claudio. Perfetto. Devo trovare scoglio corno. Devo andare all'osservatorio. Ah, guarda i cartelli di cui parlavano. Sciocchi, leggere da deboli. Fammi salire. Meglio. Come? Domani arriva Mario? No, no, Claudio! È uno scorpione del bagno. Non sembra neanche quello che ho detto. Buonasera, cercavo l'osservatorio. Tu stai osservando? Ehi, l'astronauta, è presente la zona di materia ectoplasmica? Sì. Certo che ce l'ho presente, mica sono appena arrivata. Solo che è su per l'energia mettere sopra a sparire. Materia ectoplasmica. È davvero forte, brucia da morire, non dovresti tirare sassi. Se la tecnica ha messo un piede a cosa della materia. Presente segreto regala 5 presenti! Grazie mille! Guardaci chi non vedo il quadratino, sono qui! Grazie millissimo delle 5 sub regalate! Super gentile! Tra l'altro veramente segreto! Mi sa che è la prima volta che doni da queste parti. Come stai? Grazie! Mirko Blaze, nonna, nonna Vaige, Grems...
questo aereo e un altro che non riesco a leggere. È segretissimo. Infatti non so. Mi piace pensare che alcuni di voi non mi abbiano ancora individuato all'interno della scena, quindi resterò ferma. Cattura istantanea. Ehi. Bello. Ah, la materia ectoplasmica per cui quello sta tirando dei sassi? Vabbè, sei proprio un cretino, sei. Quindi se tiri i sassi alla materia ectoplasmica, cioè, verde. Sono sensi, quindi si ottiene la buona notizia che la materia ectoplasmica può essere tirata dalla nostra camera. Ok. Non dobbiamo assolutamente fare niente di così grave. Ciao. Prima di cose sta andando meglio. No, sono un po'. Sono un talento naturale per queste cose. No, sono veramente agitata. Totally unexpected. Dov'è la Robby? Robby riesce a essere così immobile da risultare invisibile. E anche un po' verde. No, non ero le prime armi come te. Stavolta non è ciò che dice Slate. Sì, ancora perché faccio sapere. Parlate di un sacco di cose che ancora non so. C'è un satellite di pareti, ovviamente non so come entrare. C'è bisogno di fare un po' di pratica. Con la propria video, prendi l'ascensore e scendi nella caverna. Oppure, se ti senti abbastanza sicuro, puoi effettuare le riparazioni nell'aereo spazio. Satellite riparato in arrivo. Ok, andiamo a fare il tutorial delle riparazioni di satelliti. Prima che vado nelle situazioni e non so fare niente. So usare questo. Cheeky Base New Drax. Posso ascoltare le conversazioni. Wow! Sembra una giostra di Disneyland, sono sincera. Allora. Ma sto ancora cercando lui. Ok. Torcia elettrica. Devo fare. Puoi cambiare le frequenze che cos'è nel caso dovessi seguire altri segnali. Esplorazioni nell'Other Wilds. Bello quello zoom. Unexpected. Tra l'altro se ne sta andando sta roba che sto sentendo. Ma individuo degli strumenti della gente che... Ecco dove devo andare. Della gente che suona tipo... Stava tutto. Ok. Spinta in basso, spinta in alto. Ecco. Tutto bene? Dove sto andando? No, non esiste. Devo scappare la spazio, ma almeno non fammi ci pensare. Ok. Wow! Ah, il jetpack, ok. E quanto in fondo, che paura. No raga, che vertigini. Ciao Spirits. Ciao in bordo, c'è un sacco di persone che mi stanno dicendo che siete qui. Ok, premi. Aggancio. L, qual è la L? Non mi ricordo. Quale cacchio è la L? L? Oh no. Ok. Tieni premuto. Ok. Aia.
Poi. Ok, ripara. Oh! Yay! Che facciata! Ok, ce l'ho! Ora ho capito, quindi così aggancio e poi... Ok? Fermi, piano. Sai cosa stanno pensando di questo imbecille che... Aspetta, aspetta! Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ok. Minchia, fuori da qua sarò fantastico. Come carburante, merda. Dov'è l'ultima? Cioè, ormai io ho capito, sono bravissima. A me non fammi finire. Ok, aia. No, no, fermati, vedi, vedi. Aggancia. Aia. Qual è l'alto? Aiuto! Questo è l'alto, ok. Vado in alto. Giusto? Aia. Vado in alto, non ho più carburante. La fine per me. Ok, aia. Vado in alto. Dobbiamo aver finito. Aia. Ok. Ok. Vado. Vado qui, credo. Yes. Metti giù la tuta, va là. Siamo stati fantastici, ragazzi. Finito, master di questo gioco. Let's go. Al first try, che legne. Quante testate. Questa polpetta che vaga casissimo. Sto morendo, il codice lancia il serbatoio e schioda. Sì, sì, no, ormai so tutto. Guarda, guarda, so che se faccio questa cosa... Quella si sta avvicinando, tra l'altro. Su quel pianeta c'è un tizio che ha un... Cos'è, un oboe? Su quel pianeta qualcuno ha finito una birra e sta facendo tipo... Fortissimo. È tipo una bottiglia gigante se lo sentiamo fino a qui. Osservatorio, di sopra, via. No, è già. Sembra una roba, è solo l'inizio. Ah, che bello, lo trovo molto rilassante. Buonasera, il codice di lancio. No? Cos'è? Punta il lanciatore, lancia lo scout. Ok, vedo dove sta andando. Ora prendo in testa Paolo. Lo strumento, questa è la suonata, la musica della serie classica di Star Trek. Scusami, e come si chiama? Mi servono... Non è questo l'osservatorio, quindi? No, sarà quello lì. Mi sembra un punto molto alto. Tu, scrotocor... No, ho sbagliato. Che combini? Ho sbagliato. Dopo, spero. No, ragazzi, scusatemi, dai, ho le dita distrutte, ho peso 1000 quadri. Scusatemi tantissimo. Distrutte, ho peso 1000 quadri. Sono io che zitta, non dire niente. Grazie mille del ride. Ragazzi, sono
altamente imbarazzata, mi chiedo scusa, ho detto proprio una cosa bruttissima ma non volevo dirla in realtà. Ciao, come state? Come è andato lo streaming? Tutto bene? Invece è arrivato il momento esattissimo. Ma che c'entra dita con le capacità lessicali? È perché sono molto stanca. Potrei ascoltare i segnaloscopi, sono forti. Equipaggia, parla con Moralin. Beh, ripeto, prima mi voto Francia, spero che stia bene, ma spero che bene. Nel momento in cui sento i segnaloscopi sono forti. Ok, ok, tutto chiaro. Quello già lo so fare, ho imparatissimo. Però mi manca di andare all'osservatorio. Quindi, di qua. Per principacco. Allora. Cosa posso farci con questa cosa? Dai, non farmi usare il mio qui. Ghostmars, grazie ai 5 mesi di sub. Bentornato. Buonasera. Cos'è? Mi dica. Oh, ma comunque sono contenti che parto, quindi comunque non è una cosa pericolosa. Ok, non lo rompo. Ho paura. Stai provando col genere fino a quando eri sassolino. Era un sassolino? E poi sono diventato un alieno. Sei qui per vedere la nuova statua. Nuova statua? Gabbro ha riportato la profonda gigantesca che non appena vedi il problema. Mi mette in capo. Comunque è bella, vero? Buonasera. Un faffo! Era un faffolino. Pensate, questa carne ossa. Avevano una pelliccia. Per quanto sia antica, sembra un ottimo. Cioè non aveva fra di cose, fa attenzione allo spazio, chiaro? Starò attentissima. Che fighi. Ma che bel posto. Quindi noi andiamo in giro a ricercare cose che non sappiamo e le portiamo qui. E ora io sono pronta per fare questa cosa. Qui sono i vari spazi. Scusatemi tanto. Spero non abbiate sbadito anche voi. Guarda che timing che compare B-Cyber proprio nel momento esatto in cui c'è uno sguardo verso l'universo. Ti saremo sempre fedeli, non ti preoccupare. Perfetto Bill. Meligio, grazie per i 28 mesi di sub. Saluto veloce prima di andare al concerto di Low Roar. Buon concerto allora. Grazie per avere sub. Mi manca un sacco spore. Ed ecco la vera mappa di gioco. Allora, noi siamo a Cuore Legnoso. I gemelli Clessidra. Alcuni di questi pirati noi li abbiamo sentiti. Gemello Cenere, gemello Braci. Bellissimo. Due pianeti gemellini che fanno insieme. Oh, e hanno la loro orbita. Uè. Poi cosa c'è qui? Cosa sei tu? Cosa sei tu? Un satellite? Boh. Ti trovi qui. Sfrido. Sfrido è la nostra luna. Lanterna cava. Vuoto fragile. Questo sembra un bel posto dove andare, credo. Profondo gigantesco. Didascalico. E... rovo oscuro. Qui è successo qualcosa. E da qua è stata recuperata la pianta di prima. Che figo, non vedo di andare in tutti questi posti. Andiamo a vederli subito. Datemi questi codici. Ah, io non ho sbadigliato. Mannaggia. Prossima volta ci riprovo. Ottica. Ma Gabra afferma che la roccia esiste in tutti gli stati possibili finché non viene osservata, qualunque cosa significhi. Ma se la terra situazione tra poco non è diventata una cosa estremamente inquietante. C'è una pietra che esiste solo quando viene osservata. Cioè? Ah, queste pietre.
Ok, ho capito. Eccola! È vero! Vediamo se compaiono tutte e tre. Oh! 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 Là! Ho capito. Fiss. Presente segreto! Grazie per il secondo mese! In realtà è la prima volta, ma Twitch dice 2 mesi. Forse perché una te l'ha regalata. E quindi questo è il tuo secondo mese. Grazie mille comunque. Se è la prima volta, ben arrivato allora. Ho sbadigliato per colpa dell'emotta addirittura. Lunch tower? No, l'osservatorio. È super lontano. Aspetta, qua sto tornando indietro però. Stai sbagliando strada di nuovo. È qui? Mi sa che devi entrare il cupolo enorme fino sopra. Ed era quello, no? Ah no, qua torno indietro. Non sono salita fino in cima. Effettivamente è quello l'osservatorio. Adesso torno lì. C'eri all'osservatorio? Ma infatti... Ma sentiamo cosa ne pensa il gigantesco oscuro. Benissimo. Lì sopra giocano a Fallout 4, ragazzi. Allora, quello è l'osservatorio. Ok? Tutto chiaro. Come ci entro? Da qui. Perfetto. Ora salgo fino in cima. Che sono già fatto. Forse mi sono perso delle scalette. Ci siamo persi tutti e 300. Oh no. Ma vavangulo. Era sempre stato qui. Eccoti. Ti ho storpiato malissimo il nome. Non lo farò mai più. Ti chiamerò Cosino. I misteri dei Numai. Tu e Hal dovreste essere figli del vostro lavoro. Dimmi, hai dei piani per quando sei nello spazio? Allora, mi aggiungi la mia maglia di benedizione, non saprei. Credo che improvviserò, mi sembra la soluzione più onesta. Feldsprat è la grossa tradizione delle esplorazioni Outer Wilds, non è vero? Avrei dovuto capirlo. Certo, esattamente quello che ho affermato. Traduzione automatica, quanto bene, ti lasciati partire. Ok, è una giornata splendida per decollare. Eccellente, ti servono i codici di lancio. Eccoli, meglio di calare prima che si faccia qualche altra modifica. Buona esplorazione. Siamo pronti a partire. Oh mio Dio, sono più emozionata di prima. Adesso mi sembra di avere un posto dove potrei tornare e quindi... Wow! Quindi mi fa strano ora partire. Sbaglio o sono le cose che ho fatto io? Perché c'era quello zoom sul satellite del sole. Mi sembra che siano le robe che ho fatto. Irtrigon, grazie dell'anno di sub. Sei un salvataggio e una figata. Una frattura c'è una cosa e così è partita qui. Sembra tutte le cose che ci muove sotto me. Aspetta, ma ti senti bene? Però è stato davvero qualcosa di molto strano. Dove ho detto per piacere, ma ci sto sentendo, non credo di aver fatto come sia. Non ti ho detto che sta vita non può venire. Ok.
Buona fortuna e vola con prudenza. Chi era Gabbro? Dei miei? Non vedevo l'ora che tu arrivassi qua. E non... Però non ho portato avanti una conoscenza. Per ora è quella situazione molto fastidiosa che mi coglie all'inizio del gioco, dove mi vengono date tante informazioni ma non me ne ricordo mezza, perché non ho cose a cui attaccare tutti i nomi e le cose. Tu mi hai dato giochi che nascondino. Sì. Allora, come fa il spato? Cosa? Se non ho fatto vedere lo spato, se non ho fatto vedere il spato, se non è successo. Non voglio pensarci. Ok, uno di noi si è perso, non è mai più tornato. Io sto per seguire le sue orme perché ho detto che improvviserò molto bene. Siamo pronti a partire, amico mio. Non mi ricordo se tu mi accompagnerai, ma ecco il codice di lancio. Hai guardato quella statua? No, no, è lei che ha guardato me. Ok, siamo pronti. L'ultimo saluto al villaggio, che ridere se cado. Accogliente. Allora, quella è la mia tuta per fare le cose zero gravità. Qua c'è del kit medico. Con quella pietra forse partiamo. Ok, ho il carburante al massimo. Mostra il registro della nave. Ok. Dove andiamo? Dove vogliamo? Modalità ipotesi. Mostra voce delle ipotesi. E quindi sono tipo che forse la cosa migliore è andare lì. No? Andiamo a Bari. Eccoci, questi siamo noi. Darmi il solito per te, ho chiesto a guardarmi, ma dicevo, secondo me sono mai più vecchi prima. Devi volare tu? E volentieri. Dove volo? Dove vado? Ah, con la tuta! Ma non abbastanza carburante per andare fino lì. Scusa, ah, che scema da qua. Bellissimo, oh mio Dio, è bellissimo. Perché mi è piaciuto così tanto fare questa cosa? Vorrei andare in pianeta gigantesco io. Però andrò in più vicino, giusto per farmi un tutorial. Dove sta andando il nostro lanciasonde intanto? È stato sparato via. Ma in VR non esiste, eh? Ops. Ho sbagliato?
Io non ho capito, ma proprio zero. Che il comando me lo dà tutto molliccio. Io non so dove devo andare. Non mi fa andare da nessuna parte. Perché me lo fa agganciare ma non mi fa andare lì? Vai lì. Dai. Andiamo. Dove è finita la mia nave? No, ragazzi, io non sto capendo. Perché prima ci riuscivo e ora no? Perché prima sono riuscita ad atterrare senza problemi e adesso no? E tra l'altro sto morendo. Cioè, non è che c'è molto da... E la nave l'hai distrutta. Ops. Sei pronto per il lancio? Sei sempre stato pronto. Bam! Rotto al primo coso. Dai, aggancia, aggancia, aggancia. Agganciati lì, agganciati lì. Il problema è che... Vai, vai lì! Agganciati, vai! Vai lì! Agganciati! Oh, vai! Mio disastro. Cos'altro si è schiantato? Ho appena smesso di vivere. Tutti. Io ho già dei codici di lancio. Sono tornati indietro grazie alla statua. Quindi era normale che io morissi alla prima? Secondo me ho sbagliato l'atterraggio. Ma anche secondo me ho sbagliato l'atterraggio. Li ho già presi all'osservatorio, ricordi? Quando l'ho fatto, non ci vedo che dovessi partire. Ah, ok, è come se non fossi mai partita per loro. C'è sempre il pilota automatico. Micchia, il rosso. Ma subito. No, più che altro ho fatto appositamente le prove per non essere inadatta alla situazione al primo colpo, ma è esattamente quello che è successo. Senti, facciamo così. Decollo. Piano piano, un pochino alla volta, noi andremo in un punto specifico. Tengo premuto invece LB, ruoto. Dai ragazzi, proviamoci. Freno. Aggancio. No, aggancio. Ok, attiva il pilota automatico.
Per questa volta farò col pilota automatico. Andrò... Quelli sono i pianeti gemelli, Brace e Cenere, mi pare. Sì, gemello Cenere. Come fase col pilota automatico terminata? Ok. Modalità atterraggio, cioè... Piano, piano, piano! Oh mio Dio, no, no, no. Dai, di nuovo! Bah. Ok, dai, piano, 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 piano. Ok. Ce l'ho. Ci sono. Sono viva. Sono viva! Sono viva! Oh mio Dio! Oh mio Dio, sono salva! Sono salva! Salvi, posso riaprire gli occhi! Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì! Finalmente! È stato difficilissimo! Apri il portello! Let's go! Sono atterrata su un pianeta in cui non c'è niente! Nulla! Niente di niente proprio! Vabbè, me lo giro un po' tutto, dai! Vediamo un po'! Tecnicamente mi sa che devo andare dove ci sono questi rumori. E penso che questo sia un modo per raggiungere quel posto. Vediamo. No, 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 no. Come funziona la gravità? Fermati! Oh. Oh mio Dio, oh mio Dio! Ok, troviamo quel punto. Di qua, di là. No, no, lì. Sono morta? Nata nell'unico posto in cui non dovevo andare? No, 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 vai su, vai su. Ma perché non va? Questo gioco mi è ostile. E ogni volta che mi sveglio c'è qualcosa che si schianta lì e che va via. Ti aiuto io per il primo viaggio. Ma sì! È tipo un Souls-like. Ma in realtà ho fatto il tutorial e tutto quanto. Ho salvato delle informazioni, per curiosità. Assolutamente zero, niente. Però c'era del suono da qualche parte. Vediamo di fare così. Allora. Dirigiamoci in qualche posto interessante intanto. Non si può più andare alla cieca. Puoi andare lì. Però ditemi pure. Proprio lì voglio andare.
Chiamata raggiunta. Vado. No, 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 piano, 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 dai! Dio mio! Oh, raga, mi schianto. Piano, ti prego, piano! Vado così, è l'unica. È tipo acqua, ok. Ok, ci sono viva e sono in un posto. Posso dire che sta andando sempre meglio. E c'è anche qualcosa lì. Ok, ok. È stato tutto molto frustrante. Sono atterrato sull'unico albero che c'era, vaffanculo. Ok, ce n'erano altri, ma c'era anche molta possibilità di non andare lì. Madonna ragazzi, non datemi mai la patente. Ok, questo suono è quello molto particolare che sentivo prima. Ma Gabbro! Proprio tu! Mi è piaciuto che ce l'ha fatta, perché infatti ha fatto il male. Cambiamo affermazione, proprio. Yes! Era esattamente quello che cercavo! Ti assicuro che guidare un'auto è molto più facile. Anche se è l'unica pietra. Ok, al terzo tentativo, mio amico Gabbro, per me essere sincera. Il primo volo di solito è una roba pazzesca, vero? Wow! Oh mio Dio! Stai fermo. No, 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 no. Che... quindi? E... Gabbro, perdonami. Perché stavo volando? Hai mai guardato un ciclone abbastanza lungo da farti perdere che di vista questo tipo di andare in trance? Cosa? No! Che ci facciamo qui? Dimmelo! Sto scherzando, io bisogna di sentire un me te, ma lascia che te lì come non mi fate. Che succede su questo pianeta? Ah, che c'è di più per buona gente, se non mi prende niente, vabbè, quindi niente di nuovo. Ok. L'isoletta è stata lasciata nello spazio. Come addio again? No! Niente ossigeno, voto 10-10. L'isoletta è stata lanciata. Adesso sotto c'è la superficie, c'è una corrente molto forte che impedisce a qualsiasi cosa di affondare, credimi. Le ho provate tutte per attraversare quella corrente, ma nessuna delle mie idee ha funzionato. L'abbiamo vista per un attimo. Per quanto riguarda le terre emerse, ho contato 4 isole, inclusa questa. C'è anche quella della statua ormai che ho visto da spiaggia. A quella lead che hai riportato. Hai visto i cicloni? È difficile non incontrarli. Mettono a suo quadro tutto quello che incontro sul loro percorso, isole comprese. Un piccolo suggerimento: se ne incontri uno e ti acchiappa, cerca di atterrare nell'acqua. Ci sono meno probabilità che ti uccida. Cosa? Allora, ogni volta che si comincia un anello temporale, continua a vedere. Ogni volta che comincia un anello temporale. Continua a vedere un lampo luminosissimo in cielo. Sta succedendo qualcosa nell'orbita attorno al pianeta. È vero, lo vediamo anche noi. Quindi tu sai che ci sono gli anelli temporali. E ogni volta ripartiamo.
Gabbrosa la Cilla. E poi cos'altro? Hai spianato l'isola della statua? L'ho chiamata così perché è l'isola dove ho trovato la statua enorme che brillava, capito? Tutta la faccenda della statua che brilla successivamente erano sulla spiaggia dell'isola della statua. Una spiaggia niente male per cosa genere, cosa scala dell'Ax di Gabbro, 7 su 10. Ok. Quella formata da due isole collegate da un arco di roccia, più o meno collegate, vedrai. Ok. Registro nave aggiornato. Ah, proviamo ad andare qui dentro magari. Ok, no. Quindi posso... E non ci posso andare, quindi... Niente. Radiance, grazie per i 15 mesi. Pagno, grazie per i 14 mesi. Buon salve. Ok. Quindi lì dentro purtroppo non ci posso andare. Ma non importa, perché tanto sono queste cose unite. E di interessante c'è che devo andare sull'isola collegata da due isole. Vediamo un attimo. Cioè un'isola collegata da un archetto, tipo. Isola di Gabbro. Abissi oceanici. Isola della statua. Lampo orbitale. Ok. Ok, qua ci sono tipo i miei appunti, quindi. Ma proviamo ad andare lì. Lì. Volendo poi andare direttamente al fine del gioco, ti farò capire che il gioco è disperso un po' con la terra della testa, mi così iniziare dal momento per essere in dialogo che ti guideranno. Ok. Grazie. Grazie mille. Tutto danneggiato. Tra cui il pilota automatico. Ok. Ok. Ho ripreso il controllo della situa? Sì? No? No? Perché va così veloce? Fermi! Allora, fermi. Cos'è? Perché non sto dritto? Che cazzo è sta roba? Puoi stare dritto? Aiuta! Oh, andiamo su. Ci sono i cicloni. No, troviamo. Ah, giusto, dovevo riparare la nave. Ops. Verissimo. Ok. Let's go. Ho ancora la cosa addosso, no? Sì? Aspetta, se io la metto qua, mi si ricarica, giusto? Così io la metto ed è carica, perfetto. Buonasera, Curiel, buonasera. Atterraggio perfetto. Immagino di giocarlo col VR. Scherzi, io muoio. Allora, facciamo le dovute riparazioni. Che cosa è rotto? Premuto. Gravità per 2. Quindi non posso aggiustare la mia nave? Per riparare non basta saldare a caso. No, no, certo. Ah, ok. Però in alcuni punti non ci posso proprio arrivare, allora. Gravità doppia. Per quello non puoi volare. Ok, ok. Vi ringrazio, non l'avevo proprio presa in considerazione. Materia ectoplasmica. Ok, quindi non posso andare. Ok.
Io non posso andare, punto. Non ho niente contro il materiale ectoplasmico. Ci andrò con la mia navicella. Perché? Perché? Appena schiaccio play inizia a ballare. Play, su, come cazzo si dice? Ma perché mai sta cosa? Voglio sapere chi sei e che cosa fai nella vita. Puoi dire? No. Senti, sai che c'è? Seguirò un dolce consiglio e non andrò nel pianeta più complicato di tutti. Andrò sulla luna, che è dolce e carina e simpatica. Hai capito? E ora basta. Uè. Allora, c'è stato un raid di Pilapola. Grazie mille del raid, Pilapola. Benvenuti a tutti. Ho beccato il peggio per iniziare. Avete presente Dark Souls 1? Io sono una di quelle che non è andata nell'ascensore. Io sono scesa giù a Petit Londo come prima cosa. Io non faccio cose ragionevoli. Non bisogna lasciare a me il potere di decidere. Perché stai certo che io non farò la cosa giusta? È assurdo, ma non lo farò mai. E allora balliamo. Facile Petit Londo. Cioè, capite? Scusatemi, Dov'è il mio pianeta? Cuore legnoso, sto andando lì. Perché mi ci sto allontanando? Pilota automatico? Pilota automatico? Esci dalla nave per le riparazioni. Aiuto! Oh merda, merda, merda! Mi serve un punto dove riparare qualcuno, una stazione di polizia, un benzinaio, dai, per favore! Porca miseria! Ora sì, perché ti sei sparata oltre. Ma io ci sto andando lì! Capisco. Ma poi quando mi sono schiantato ho creato tipo un buco nero. Ok. A me non sembra che andrò in nessun modo in quella direzione. Com'è possibile questa cosa? Non... Da quando l'universo ha una gravità? Perché sono uscita a fare le riparazioni? È lo spazio, funzionano così le riparazioni. Esci e galleggi e ripari. Com'è possibile questa cosa? No, io non ho capito. Ma non c'è la gravità nello spazio! È zero! Ah, giusto, perché non c'era niente che la fermava e quindi è andata in una direzione. Ragazzi, mancano pochi chilometri, tranquilli, possiamo farcela.
i pianeti tendono a una sfera di influenza. Sì, ma i pianeti, non lo spazio. È che mi sa che non avevo proprio fermato la navicella, sapete? Perché qua non c'è la gravità. C'è una... Cioè, non è che se esco dalla navicella cado. Io non sono caduto, la navicella sì. Perché le ho dato una spinta e non l'ho fermata. Non ce la farò mai. È che vanno troppo veloci, non riesco mai a beccarli. Lo so, amico mio. Lo so bene. È che raggiungi la velocità, tieni premuto il pulsante. Io non l'ho ancora capita questa cosa. Non spinga più, non c'è attrito. Sono in balia di me stessa. Sarei una pessima astronauta. Le ultime foto prima di morire. Un oggetto in movimento a una velocità si dove è la stessa velocità, è come se entrambi si stesse fermi. Quindi i pianeti vanno a una velocità molto maggiore della mia, il che li rende abbastanza impossibili da raggiungere, a meno che... Oh, senti, dagli di carburante. Ossigeno utilizzato come repellente. Usate via asteroidi. Selfie con il sole. Lo so, sto morendo apposta per fare qualcosa di più semplice. Però su un pianeta ce l'ho arrivata. C'è il death counter in questo gioco, perché io... La prima cosa che ho fatto è stata creare un buco nero con lo schianto della mia navicella. Che morte orribile. Statua, cosa ne pensi dei miei viaggi? Sono stato un po' un imbecille, vero? Death Simulator. Ok, la prima cosa che vedo quando... Scusa, perché... Eccolo. Ogni volta che io muoio, quella roba viene... quella cosa che vedete gira ancora nell'atmosfera del pianeta. Perché mi ci sono schiantata, l'ho colpita fortissimo a un certo punto ed è per quello che mi si è scassata la cosa e poi, vabbè, robe. Secondo me, questa è la mia teoria, quando io muoio, io devo ritornare in vita, ma c'è uno scambio. Perché nel momento in cui io muoio, qualcos'altro per ritornare in vita deve morire. E qualcosa viene sparato via. E non capiamo dove. Quella è tipo una stazione di lancio che si autodistrugge perché viene sparata tipo fortissimo qualcosa. Tipo POM! E tutta quella roba. Perché era tipo metallo quando ci siamo andati. Però non saprei dirvi che cos'altro. Gira attorno a sé. Sai che sono le giganti che vanno a fuoco? Io le trovo super affascinanti. È vero! Io ho studiato astronomia a scuola. È vero, faccio lo stesso verso di Ajax. Quando esce dall'acqua. Madonna, ragazzi, Far Cry è molto più ignorante di così. Signor Chichibbe, abbiamo un attestato per lei. La cosmonauta Chichibbe si è persa nello spazio. Il tempo del capito sono esco per delle riparazioni. Secondo le nostre stime, vagante nello spazio. Riferiamo le condoglianze alla famiglia Chichibbe. Canissa, no! Esco per delle riparazioni. Piu! Merda. Adoro astronomia. Ho fatto in 5 anni di liceo 2 anni di chimica, 2 anni di anatomia e l'ultimo astronomia. Fantastico il mio professore di tutte queste cose. Ce le insegna tutte, lui era proprio bravo e divertente, ma anche molto severo. Ma traduca così per sicurezza. Andiamo su un pianeta vicino. Adesso so tutto. Allora, questo è il mio pianeta,
e mi ci allontanerò con molta calma e tranquillità. Ok, allontanarsi ho detto. È il primo posto dove voglio andare, eccolo lì. Lì, eccolo lì. Attiviamo il pilota auto. Attiviamo il pilota automatico per andare lì. Cosa cacchio ho sbagliato stavolta? Cosa? Lì, a Sfrido devo andare. In provincia di Viterbo, andiamo a Sfrido. Let's go. Ok, oh mio Dio, buissimo, non vedo niente. Piano, 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 ti prego, ti prego, piano, 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 ti prego, ok? Piano, piano. It is good to be back. Siamo vivi? Siamo fermi? Ok. Oh mio Dio. Finalmente. No, 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 no. Dove sto andando? Cosa devo riparare? Fammi vedere. Eccolo lì. Ok. Bizzar Giorgio, grazie di 3 mesi, bentornato. Come è entrato carino, puff. The Dark Side of the Moon, possiamo vederla finalmente. Allora, nel frattempo. Buonasera. Ma c'è qualcosa di carino qui. Ciao, Esker. Oh, sei tu. La base di controllo mi ha detto che l'impartenza non ci vediamo un sacco di tempo. In realtà è un sacco di tempo che non vedo proprio nessuno. Eri tu che fischiettavi? Forse, sicuramente, gli altri viaggiatori portano con loro degli strumenti. Non hanno bisogno di fischiettare. Sai, può capitare la loro musica come un segnaloscopio. Il posto migliore per fare è il Polo Nord. Lì la ricezione è ottima. Dov'è il Polo Nord? È contrassegnato in rosso, grazie, sulla tua minimappa. Ma Sfrido è una luna davvero piccola, credimi. Basta dirigersi a nord, non puoi sbagliare. Non andartene, cioè, volevo chiedere qualcos'altro? Ci si deve sentire la Oh, sono in contatto con la base di controllo, con cui via radio tanto in tanto. Quando la base dimenticano che sono qui, cosa che succede abitualmente, lancio il mio piccolo scout verso il villaggio. Si sono dimenticati di te. Non faccio la porta così spesso. D'altronde sono sempre qui. E questo non è così male. Perlomeno c'è pace e tranquillità. Cosa piuttosto rara nel nostro sistema solare. E ancora più rara nel nostro villaggio. No! No! Cos'è questo posto? Ti do il benvenuto sull'avamposto lunare che a quanto pare è stato messo da parte dal programma spaziale. Quando abbiamo iniziato le esplorazioni Outer Wilds, qui c'era sempre un gran traffico di viaggiatori che dovevano riparare le loro navi. La tecnologia per i viaggi spaziali è migliorata parecchio da allora, mentre le navi meno recenti tendevano ad andare in pezzi, un bel po' più spesso di quanto facciano ora. L'avamposto sembrava diminuire il numero dei lanci e degli atterraggi del villaggio, per non parlare degli incendi. Ok, quindi tipo un po' facevano le cazzate giù e un po' venivano a fare le cazzate qua. Adesso questo ci sono praticamente solo io. Mi occupo delle piantine provenienti da cuore legnoso e mi assicuro che sia tutto sotto controllo. Ma è tristissima questa cosa. Cioè, sta andando in quella direzione. Ci devo prendere l'abitudine. Non andartene. Ci sentiamo dopo. Gli altri viaggiatori non verranno? Ok. A volte già un saluto gabbro e gabbro. Sai bene come la pensare, perché provo di averci spazi superflui. Non sai, devo farmi una dormita, ragazzi. Ok, basta, basta, tutto a posto. Basta. Ci sentiamo dopo. C'è proprio la bocca, ciao. Ok. Quindi non c'è niente. Vado a farmi i cavoli tuoi sopra. Oh mio Dio, è veramente deprimentissima. Cioè, oddio. Da un certo punto di vista è figo. Domanda: posso stare senza tuta qua? Fischietto. Ah, ti ha consigliato il Polo Nord della luna. Ok, giusto. Per sentire altre cose.
Però vorrei anche vedere qua. Grazie Nova! Buonasera! Grazie per i 7 mesi! Buonasera! Tutto questo è magnifico, ma davvero deprimente. Quindi per farsi sentire si deve fare un suono. No, non uscire, per favore, grazie. Allora, registro nessun segno di Asker. Da vuoto fragile ancora nessun segno del banjo di Rebek. Sono certo che Rebek stia bene, ma ne avrò la certezza solo quando riascolterò la sua musica. Sentito certo suonare oggi. Fuori contesto, qualcuno dovrebbe dire a Porfi e Gossand che una prospettiva aerea loro amoreggiare non è poi così discreto. Oh, cosa? Il banjo sentiva forte e chiaro, Rebek se la passa bene, che stupido, mi ha fatto preoccupare. Oggi mi sembra che quanto è probabilmente è stata una sola mia impressione. C'è qualcosa di strano che proviene da cuore legnoso. So che può sembrare folle, ma solamente da cuore legnoso è uguale a quello dell'armonica di Feldspato. Solo che Feldspato è scomparso nello spazio un tempo fa, non penso che sia flippato. Ah, ok, c'è ossigeno lì, ma nel resto no. Vado a prenderlo io! Ehi! Trafogare adesso la mia atmosfera. Ma c'era nel wireless. Quindi Feldspato è da qualche parte, ha un suono specifico e viene dal pianeta da cui mi sono lanciata. Non sarà che il mio segnaloscopio è rotto? Sarà meglio parlare con Niais. Ok. Questo è il suono di Feldspato? Carino, è tipo un'armonica. Allora, vediamo. Ok, qui c'è un banjo. C'è niente lì. C'è Esca qui. Beh, andiamo a trovare il tipo del banjo. Sembra simpatico. Per il duello scelgo il banjo. Se devo scegliere fra tutti. Eccola là. Voilà. Direi che lui è il mio prefe. Dovrei dirglielo che l'ho sentito anch'io. Madonna! Faccio un pisolino. Cinquantacinque secondi, giusto? Ho sbagliato. No, non me lo fa dire. Ok. Cos'è quello? Dio, non capisco niente di se mi sto muovendo o meno. È un fastidissimo. Ancora? Sì, è rotto. Ok. Dovresti avere una torcia, Roby. È vero? Che scema, ce l'ho una torcia. Ecco qua. Buonasera, sono sempre io.
Riponi la tuta. Nel vedere lunare, segnale dell'armonica. Era proprio un'armonica. Vedi che so gli strumenti almeno. Non so guidare un'astronave, ma so gli strumenti alla perfezione. Posa qua. Ciala. Let's go. Qual è il prossimo pianeta? Vuole andare nel banjo. Lì. No, sospendi! Sospendi il pilota automatico! Ah già! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Fermati! 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 Ho paura della Marte! Cosa succede? Aiuto! Perché è così difficile fare le cose? Dove sono? Sono viva? Sono vivissima, vero? La domanda è: se scendo sta roba resta attaccata? No. Mai. Io non scenderei. Non ho capito comunque. Che cosa è successo? Sono morta? Mio amico Benjo. Era qui da qualche parte. No, no, perché? Perché? Perché ci vado a questa velocità? Ok. Forse riesco ad atterrare. Oh mio Dio. Ok. Ok. Piano. Piano. Madonna, io che parcheggio, faccio il tifo per me stessa. Ok, siamo atterrati. Sei finita dentro un buco nero e sei uscita da qualche parte. Ma assolutamente sì. No, fermati. Stai fermo, per favore. Per favore, vuoi andare a farmi i giretti? So che non vedete l'ora di dire. Guarda, non ha preso la tuta. Succederà. Ma non farà così ridere, perché dovrò ricominciare tutto da capo. Dove vai? Dove vai? Fermati. Fermo. Boing. Ok, allora. C'è qualcosa qui o no? Non c'è assolutamente niente. Senza tutto a far ridere, è successo anche a gatto e ho riso un sacco. Ma non c'è niente qua sopra. Sembrava così difficile salirci. Io ho stra paura di perdere la mia navicella.
Anche se non ho idea di come farà salirci di nuovo sopra, visto. Oh, non c'è una volta in cui metto giusta comunque. Sono molto confusa da questo gioco, sappiatelo. Guarda il minimondo. Orbitale, abissi oceanici. Ma non c'è una mappa generale, esatto. C'è l'Iglesidra. Cuore legnoso sfrido. Lanterna cava molto fragile. Profondo gigantesco. Rovo oscuro. Io sono andata alla lanterna cava, poi sono esplosa per poi infilarmi nell'intruso. Io vorrei andare a... però, lì. Mi ci sono già allontanata così velocemente. Gemello Braci. Sono già andata lì, ma non è successo molto. Cosa? Cosa? Quanti obiettivi ho mancato? Integrità della superficie 0%? Cioè? Non ci posso andare? Il sole ha una gravità bestia, occhio che ti risucchia. Ok, allora vado via. Ma vado via. Vado via. Vado via. Ok, niente sole per oggi. Prossima volta. Guarda come torna la sigla. Oh mio Dio, non eri sul sole. Potrei morire. Io voglio capire però. Ah, ci siamo quasi. Oh no. Ah, vuol dire che non mi ci posso fermare. Perché? Perché? No, no, di meno. Meno, 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 meno. Più piano, piano. Però è dentro il buco nero lui. Ok, ok, piano, piano, rallenta, ti prego, rallenta, rallenta. No, no, no. Voglio fermarmi lì, dai, posso farcela, posso farcela. Niente panico. Musica da Minecraft. Ho visto qualcosa! Tirati su! Ho visto la luce di prima! È lì! Ora sbocco! È lì! È lì! Sta lì! Eccola! Eccola! Vai! Vai lì! Vai lì! Oh mio Dio, vomito! Aiuto! Ok, 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 cosa succede? Oh mio Dio!
Fermati, Roberta, fermati in un punto. Addio patatini, grazie Azza the Ride, grazie mille, ciao, mi sono impegnata tantissimo stavolta, faccio schifo. E di nuovo quella roba che succede. No, no, non fai schifo. Gay. Roby, è colpa mia. Azza lì in vacanza. Azza, divertiti un botto. Noi stiamo giocando a The Wilds e ti giuro, mi fa male le mani. Non riesco ad atterrare da nessuna parte. E quando ci riesco non è assolutamente il posto dove dovrei atterrare come prima scelta. Ma mai. Ho visto un sacco di cose fighissime, ma non ho potuto prenderne parte. Le vedo, ma... poi gli devo dire addio, perché non sono abbastanza brava da poter capire che cosa sono. Vai sui gemelli, è la cosa migliore. Vado sui gemelli. Che sono lì. Eccoli là. Devo fare un bel allenamento di atterraggio e non atterraccio, perché sennò... cosa c'è lì? C'è un tamburino, ok. Di meno, ok, rallento, ho detto rallento, ma perché non rallenta? Non siamo morti. E possiamo riparare. Queste sono le due cose che più mi mettono di buon umore di questa situazione. Voilà, un problema in meno. Non toccare il pilota, fa tutto lui. Volare vicino a un bucone è difficile perché ha una gravità molto forte che ti risucchia. Era complicato muoversi dentro col pianeta con la nave. Ma c'era un tizio lì dentro. Perché non potevo salvarlo? C'era un tizio dentro il buco nero. Com'è possibile che sia un tizio in un buco nero? Allora, in che punti è rotto? Sentiamo. Oh, gravità per 7 però. Ok, voilà. Dove sei rotto, dolce amico? Dimmi tutto. Vabbè, ti aggiusto dopo, dai. Allora, buonasera a tutti. Che caldo, sembra di stare a Rio de Janeiro. Mi sta a ridere a casa, dovete rispondere a te. Mi rendi di parlare in francese, dato che mi auguro il compleanno. Auguri, Mello, allora. Allora, qua è dove eravamo prima. C'ero arrivata qua in un modo o in un altro. Ehi, cosa sei? Capsula di salvataggio. Frequenza scoperta, radiofaro d'emergenza. Qualcuno qua voleva essere salvato. Devo fare qualcosa a riguardo? Chi c'è? Chi c'è? Vi salvo io! Aiui! No, vola in alto. Grazie mille. Cos'è? Traduci. Allarme e collisione imminente. Preparazione all'impatto. Ehi, ma sono io! Ma parla di me. Solo che io non ho cose fighe per avvertire tutti quanti che ho un problema. Check your privilege. Cos'è questo? Registrazione no mai non tradotta. Scoprendo cose. No, raga, che paura. Ah!
c'è anche un modo per arrivarci volendo. Puoi analizzare quei simboli, sono testi. Ma c'è scritto che non è tradotto? O sbaglio? È un megaluccio, sì. Tipo, no, se io punto qui... Iscrizione non mai non tradotta. Ah, devo tradurla io, che scema. Continuate a cominciare... Continuate a camminare amici, non c'è niente interessante alla fine di questa gara, solamente altre rocce. Nonostante quest'oggi siano in effetti interessanti, non attendere finché non saremo al sicuro. Non percorrere questo tunnel fino alla fine. Io con lei esamineremo dopo l'orrore che giace lì in fondo, ammesso che sopravviveremo. Ok. Preparate la mega griglia. Oh. Oh oh oh. Che faccio con questo? Con dello scotch? Che rumorissimo, mi ero avvicinata pianissimo e non c'era assolutamente bisogno. Ok, piano piano. Questo passaggio conduce a dell'aria respirabile. Carica, dopo un momento sappiamo essere pronti questi tre, ma non è giusto incontrare la risposta al calore di questo solo alieno. Va bene, mi fido. Andiamo a respirare cose. Riempi quello, devo mandare e ritorna presto. Ok. Wow. Aspetta, c'è un modo per andare lì. C'era un buco in alto. Oh oh. No, 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 ok. Piano, 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 ok. Perché sopra quel lucio c'era un buco. Là. Ecco cosa si è schiantato. Sono persa. Istinto di sopravvivenza uguale toccare robe appuntite nello spazio. Ma voi mi conoscete. Io non ho paura di niente. Okay. Beh, torniamo dentro da qua, direi. Però è strano perché comunque avevo trovato un piccolo punto dove potevo andare... una gigantesca caverna alla fine del corridoio. Sembra fare casa nostro. Sembra una casa per usare i lì. Ok. La caverna è coperta da melone, una scelta assaggia per costruire il rifugio. Ok. Questo è l'inizio del percorso a seguire per arrivare all'inizio di le indicazioni. Annotazione, dobbiamo sbrigarci in quanto il percorso è riempito di sabbia. Non fatevi sottrarre dalla sabbia, assicuratevi di non far perdere nessuno. Guarda le scritte, che fighe. Genialissimo. Poi c'è un buco che scende. Ops. Niente. Madonna ragazzi, che paura sto pezzo, però dai. Le mie più intime fobie. Per questo è giusto più significato, quindi segue attentamente le istruzioni. Per raggiungere il sito del rifugio prosegue dritto finché non diventa la cascata di sabbia e la fossa. Quindi gira a sinistra. Continua fino alla stanza piena di formazioni accese e arrampicati fino a tre passanti. Dipettura situata sopra il. Devo continuare a salire, quindi si presenta malesto. Parla del rifugio di primo, sono stupida.
Io non ho cheat, io non ho paura di niente. Oh no, la sabbia sale veramente. No, ragazzi, muoio. No, sali! Sali! Ok, sto ferma e salgo da sola. Cosa ci fanno dei mariachi nello spazio? Hola, signor! Merda! Mierda! Per caso è la multa era spagnola? Ai ai ai! Che paura! Grazie, chi è stato? Spavento! Jumpscare? Sì! I momenti più adatti. Così del botto. Grazie mille dello spaventissimo. Oh mio Dio. Aspettate, datemi un secondo che mi sa che devo chiudere un pochino prima oggi. Aspettate, eh. Ok, ci sono. Hola, chicos. No, posso continuare ancora un po'. Quindi devo aspettare finché non salgo, giusto? Perché non posso più salire. Ok, 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 ce l'ho. Poi ha detto a sinistra della cosa, ma qual è la sinistra? È pieno di buchi. Quale sarà il buco giusto? Ma di qua. Oh mio Dio, ma qua ci sono già passata. Che palle, quindi... Qua c'è uno spaziettino. Magari è un posto segretissimo. Voglio scoprire i segreti. Oh oh. Oh oh. Sta andando tutto male. Ok, via. Via, proprio via. Dov'è il via all'uscita? Non posso morire di nuovo, dai. Che palle. Perché è così facile per me perdermi? Ok, ok, ce n'ho. Fermi. Ci sono? Qua c'è la situazione, eccoci qua. Non mi sono persa. Aia, 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 aia. Poi per favore. Pronto! Ma che cazzo? Capsula di salvataggio 3 in corsa, vivo il lancio di capsula di salvataggio 2. Capsula di salvataggio, il vascello è stato danneggiato ogni esperienza di operazione. Il vascello è stato il vascello. Essenzialmente esterno di scorso, la temperatura esterna è troppo alta, non abitabile. Non cercare riparo sulla superficie del pianeta. Io sto morendo. No, no! Come si esce da questo inferno? La mia nave è lì. Posso farcela?
la faccio, ce la faccio, ragazzi. È fatta, è andata. Jackson, grazie degli 11 mesi. Ne rimane solo uno, signore. C'è Robby, non caccarti sotto. Non sono i soldi di Gabri, sono quelli di prima. Era stato Gabri, quindi. Sono viva, sono viva, sono viva. Oh mio Dio, sono viva. Sono viva. Fammi fare le cose qua. Non morirò oggi. E devo pure ripararla. Vabbè, ma fammi... Era una rana pescatrice, non era un luccio. Si sopravvive! Eccoci. Allora. Gemello braci. Eccoci qua. Sfrido, l'ho visto. Eccola, cannone orbitale lancia sonde. È lui che abbiamo incontrato. Ogni volta che comincia l'anno temporale, che provvedo un lampo, mi dice, cosa è un gigantesco? Dovremmo arrivare nel momento giusto. Io ci sono stata sull'intruso. Capisco perché non mi ci hai fatto fare cose. Vai. Metti qua. Allora. Proposito del jetpack. Traduttore automatico. Attivato. Così. Ok. Sto a posto? Sei ricaricata? Yes. Ragazzi, sempre portare il battery pack quando giocate a Pokémon Go sullo spazio. Dove devo riparare? Ah, ok, abbastanza chiaro in realtà. Ok, ripara. Ok, basta? Basta, direi. Mi sembra a posto. Mi sembra tutta intera. Infatti io guarda quel viso, probabilmente. No, è vero che non è oggi. Cioè, non è domani, è oggi. Li faccio adesso. Avete ragionissimo. Che scema. Allora gli facciamo anche un ride. Mi serve la gif giusta. Eccola. No, non potete vedere, aspettate. Non credo che sia... Si può vedere in grande, però se tipo... Sono le mie gif preferite che piace mandare a me. Urlo aggressivo. Vedi, ti devi ricordare... Siccome lui fa domani la festa, io ero convinta che fosse domani la festa. E il compleanno, e sono scema io. Ma quindi dove siamo stati? Io non... Non ci ho capito molto. Come al solito è tutto... non si sa niente. Allora, devo essere sincera. Sono leggermentissimamente preoccupata che possa risultare noioso. Quindi ditemi voi, sinceramente. A me sta piacendo molto concentrarmi sul gioco. Non vorrei che non fosse un gioco da live. Quindi qui aspetto che mi date un piccolo feedback. Perché ci sono giochi belli da live e ci sono giochi belli non da live. A me è sempre piaciuto vedere questo gioco. Ponk. Ok. Fermi qui. Fermo qui. E atterra. E trova un punto dove atterrare. Fermati. Dai, fermati! Oh. Per me è interessante quando è giocata di capire insieme una lore. Vedo questa è meglio che si fa dei panni prossimo, è bello gioco, non è fatti per il live. A me intriga, ma non so come prosegue se solo l'esplorare e basta. È carino, ma parte con troppe incognite. Bonk. È un gioco comunque migliora la vita. A me è un pochino annoia, ma è un gusto personale. Via via che si scoprono i segreti del mondo. Il gatto l'ha finito il live con molto interesse in genere, non credo... È molto discordante il parere. Diciamo che devo essere... Cos'è quello? Devo essere brava io a... A fare le cose bene in live, perché sennò vi annoiate. Però per chi l'ha fatto bene è interessante. Vediamo un po' cosa c'è.
Buonasera. Allora, cos'è questo posto? Allora, questo è il pianeta e si va verso qui. Non ho idea di cosa sia il qui. Oh, versure. Mi siete gentili nel dirmi le vostre opinioni. Non è così scontato che le persone siano gentili con le altre persone. Ok, è semplicemente un ricarica ossigeno, quindi tecnicamente sarebbe cosa buona e giusta farsela a piedi. Certo, proprietà di certe. Chiaramente qui i nomai compivano delle osservazioni astronomiche. Hanno scelto un posto davvero eccellente. Ma cosa servirà questo congegno rotante? Cosa stanno studiando i nomai? Appena si è rotta la trama tra i molti ripiedi, è bello scoprire cose insieme in live. Importante. Nonostante lo segua da anni, se al posto tu ci fosse stato Sabacco l'avrei già troppato in live. In che senso? Però grazie del feedback, Tohan. Ok, no, le ho lette tutte le sub. È comunque meglio del gioco della volpe. Quel simbolo arancione sul congegno ha qualcosa di speciale. In questo momento Hal e il traduttore automatico del nostro lato tornerebbero utili. Ma qual è il congegno? Ora sono qui, ora ho un traduttore, ora posso combattere. Però non mi pare che mi è spuntato il tradurre niente. Oh, è sempre quello. Ricoperto di sabbia. No! Quindi non ci posso andare. È stato sotterrato tutto. Pensa se avessi lasciato una vicina lì che ridere. E c'era il rischio, eh. Ok, Jackson, ok. Va bene, allora ogni tanto faremo delle esplorazioni, ma non come se fosse una serie. C'è un altro segnale di aiuto, salvatemi comunque. E adesso vado solo a vedere quella roba lì e poi facciamo un ride. Poi devo consegnare la roba e pagare una multa del 2016. Proprio appostati. Piano, 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 piano. Ma la torre Eiffel, piano. Dai, ce l'ho, dai. Sai che ce l'ho. Piano. No, no, fermati. Mamma, che paura. Oh mio Dio. Ok, no, fermati in un punto. Scendi, scendi. Basta, mi sono rotta le palle, scendi. Oh. Tanto lo riparo, no? Già riparo le macchine in Far Cry, posso fare tutto. Voilà. Vediamo come ho atterrato. Me and the boys atterring on the planet. Dai un'occhiata al sole, ti prego, vado. È super vicino. Non è che fra un po' si muore, vero? Vabbè, prima che moriremo di
stenti nel sole. No, vabbè. Sono caduta? Ma chi lo sa. Entriamo da qualche parte. Ecco qua, tipo qui. Qua ci porta in cima. E cosa c'è in cima? Piano. Ok, pianissimo. Ok, ok, a posto. Guarda il sole, Roby. Guarda il sole. Uno start, parte un timer. Cos'è, tipo Zelda? Sei morta così prima quando eri vicino al buco nero. Ah. Dobbiamo impedire che il sole esploda? O dobbiamo esplorare tutto prima che il sole esploda? E nessuno sa questa cosa. Ci sono tutti che studiano le situazioni e nessuno sa che il sole si spegnerà. Tipo Zelda, quindi. Allora sai che c'è? Allora sai che c'è? È vero, perché prima era super giallissimo e adesso no. Vai. Diamo di nuovo i gemelli braci. Quindi aspetta, il pianeta sabbia a un certo punto non è più pianeta sabbia, ma è pianeta delle scoperte, tipo. Quindi se io rimango qui... Piano, piano! Oh, piano, piano, piano! Quindi se io rimango qui abbastanza... Non attecchisce, mi sa. Non ha una gravità sua ancora. Ho pochissimo tempo perché tutta questa sabbia vada dall'altra parte. Oh, chiarissimo! Chiarissimo! Quindi io devo stare qui finché non succede qualcosa. Oppure... No! La tuta! La tuta! La tuta! La tuta! Merda, è successo alla fine. In che punto faceva ridere sto pezzo che doveva succedere prima o poi? Oh! Rido moderatamente. Te l'ho detto che avrei riso. Ah, tu avresti riso, mica io. Tu avresti riso. Sono molto contenta che ridi. Mi piace quando ridete. Il pianeta sabbia di caduto del lupo. Infatti con il sole esplode. È vero. L'avevo appena intuito. Quindi tu hai... Tecnicamente però c'è un raggio che ti fa fare su e giù. Quindi non è per forza che deve scandire quel... tempo, cioè non è che devo aspettare che ci sia poca sabbia per esplorarlo. Devo trovare il buchino, entrare lì, mi sa che da lì si può esplorare, tipo. Oppure devo andarci solo alla fine, non lo so, adesso vedo. Devi fare veloce sull'altro pianeta prima che si riempia di sabbia. Vediamo se riesco allora. Figo però. Ma il pilota automatico mi fa anche atterrare. Ciao Evinik. Si morirà molto spesso, mi sa. Non credo. Quindi va lì a una velocità smisurata finché non mi schianto il pilota automatico.
Vabbè, allora, possiamo tutti affermare che sto pian piano migliorando, no? Voilà! Eh? Quasi, quasi centrato il picchino. Iri! 10 mesi! Irrompo per 10° mese, finalmente una porta! Cioè, ma ancora non lo sai. Sono contenta, yeah! Grazie, bentornata! Ma va che mi muovo con molta più agilità. Ma che roba? Eh? Eh? Faretti? Mamma mia, la spesa. Cos'è quello? Ah no, è giusto, il pianeta a un certo punto. Non è vero, non è quello che pensavo. Cosa sei? Dimmi tutto. Ciao! Ma come si va lì? Fammi andare subito! Ah, è il rifugio di cui parlavano! Come si apre qua? Aia! Minchia! Vaffanculo! Vabbè, sono un astronauta a coglione, va bene? Le sta piacendo il gioco e sta andando in crescita! In crescita. Sono sicura che questo tipo di giochi dove non ti dicono niente super esplorativi siano un genere e soprattutto che sia un genere che ti deve piacere. Io non sono fan delle cose troppo complicate all'inizio, ma non di difficoltà, perché ho giocato Bloodborne, ma a livello intuitivo. È bello. Oh mio Dio, vai. E vabbè. Yes, è qui. Corri. Lasciarti eccessivamente troppo tempo per farti capire, fare bacere, potrebbe essere frustrante, ma c'è chi piace. A me non fa impazzire. Allora. Questa roccia mi è familiare, è viaggiato fin qui, mi sa di diventare amica, perché adesso ho detto quelle sono identici a quelle di una roccia che conosco. Adesso frammenti di roccia della taverna mi ha trovato di fondo l'acqua prosciugata. Ok, primo proviamo di sventare la caverna Fondolago a nord. Ok, quindi abbiamo un altro obiettivo. Un aggiornamento, siamo tornati alla caverna Fondolago, si vede che questa roccia a volte c'è, a volte no. Cioè, si vede che questa roccia migra come la luna quantica, davvero curioso. Coleus è sparito, è scomparso diversi giorni fa la caverna Fondolago. Quella in cui in fondo è il lago prosciugato al polo nord. E non riusciamo a rintracciarlo in alcun modo. Non so quanta aria avesse ancora a disposizione quando è sparito. Chiedo a qualsiasi amico di terra trovare Coleus. Il polo nord è lì nella mappa. Qua posso salire e là. Ah, fa un culo. Non c'era sta roccia prima. C'è che appare quando non la guardi. Che paura, ma siamo pazzi. Porca miseria, ragazzi, che paura. 3 minuti di ossigeno rimasti di già. Non ho ancora finito io. Dolce nave scout è lì e la nave no la nave eccola lì dall'altra parte. Ma raga, dov'è la nave? Ma
perché è così difficile? Urca, e se la nave fosse sotto la sabbia? No, 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 no. Ok, no. Non lo è. Eccola là, non male. Voilà. Nessuno di voi ci avrebbe scommesso niente su questa cosa che è appena successa. Beh, miscredenti, male per voi. E invece ce l'ho fatta. Anche se morirò su questo pianeta, probabilmente. Al massimo poveri è sparata via. Ok, ok. Facile sapere questa cosa. Allora, intanto lì sono spuntate delle cose. Direi che siamo a un terzo della situazione. Io? No, mi sposto. Però andiamo al polo nord, perché c'è qualcosa a fondo lago. Ecco. Piano. Che cazzo di male. Curarti. Yuzan, tu sai già come si gioca. Non fare l'arrogante. Ti sfido a giocare un qualsiasi gioco che so far bene e dire: hai visto, te l'ho detto, devi fare così. Mao, Mao, calma. Ragazzi, gioco carino. Lo riprenderemo più avanti. Non è esattamente il mio genere. Mi è piaciuto scoprire qualcosa. Però dopo un po' sono lì che dico sì, ma poi... E quindi mi serve un po' di tempo per riprenderlo. Pirlo, testa! One boom, one kill. Però atterrare sui piedi, non sulla faccia. Grazie mille. Dov'è? È consigliato atterrare sui piedi e non sulla faccia. Quando non ti curi, muori. Che dire, ragazzi, buonasera Diastema. Abbiamo finito le live per la settimana. Io ho un nuovo giocattolino. Sono contentissima di avere il green screen. Quindi in realtà possiamo può solo migliorare la situazione qua. Però sono un po' stanchina. Questa settimana ho fatto davvero tantissime cose. Avete visto che mi sono svegliata presto. Ho messo a posto, ho appeso i quadri, ho fatto delle commissioni. Quindi sono molto chill, rilassata ma un po' stanca. Io stasera però gioco anche con Gatto a Sea of Thieves, perché mi ha invitato all'ultimissimo e ho detto: ma sì, dai, almeno a quello ci so giocare, credo. Sicuramente non so giocare agli astronauti. Su quello possiamo esserne più che certi. Senza ossigeno non respiri. È stata una settimana bella piena di compleanni, cose, situazioni, eccetera eccetera. Però funziona tutto. Funziona la postazione, funziona il green screen. Voi non vedete, ma sto prendendo a botte il mio green screen che mo cade. Meglio che non la faccio sta cazzata, però sì. E che meraviglia, anche tu finalmente Sea of Thieves. Vediamo come ce la caviamo. La CKB è un pirata, non un astronauta. Noi ragazzi ci vediamo lunedì. Vediamo lunedì se partire con altre serie oppure no, chi lo sa. Sostanzialmente sarà un agosto di test, giochi che non ho mai fatto e che approfitto di delle live per portare, e qualche disegno. Con le mini commissioni in realtà ho tutto, ho l'iPad, ho qualsiasi cosa che mi serva per farle, quindi non c'è problema per me farle. Vedrò di variare un pochino, ci sarà tanto Far Cry ovviamente, e nel frattempo tirerò sempre più su quello che è il mio studio qua dietro. Ho capito solo ora che oggi è venerdì e non giovedì. Sì, perché ieri era giovedì, ho saltato la live, mentre oggi è l'ultimo giorno. Ma Far Cry non lo si abbandona. Ma stai scherzando? Il gioco più divertente... Non è vero, non è il più divertente. Però no, io voglio finirlo in live. Quindi se volete, già settimana prossima possiamo fare 2/3 live, così andiamo un po' avanti con la trama. Non vorrei allarmarti, ma se metti la mano troppo a sinistra o a destra, essa scompare. Sole che esplode. Non c'è lo stesso, rinviaggio verso casa. Allora non ci siamo beccati. Ci sono i fantasmi. Oh no. Grazie mille di essere stati con me anche questa settimana di live super di test, che sono andati tutti alla grande. Speriamo non si rompa niente e continui tutto così.
Grazie Vanno, sei l'ultima resub prima di chiudere questa settimana, 14 mesi, quindi... Oh, porca vacca! Aspetta, ma... È il portale italiano! Bella ragazzi! Grande maga! Aspetta, aspetta, e guarda... Guarda... Dov'è? Mi servono. Bellissimo. Oh, che basta. Basta fare i trucchi di Jesus dei Griffin. O non la mossa. È il potere di Tiss Ambassador questo. Assolutamente. GG, grazie mille. Wow, ma come fai? Wow, wow, che figata. Wow. Allora, chi raidiamo? A chi facciamo un dolce ride? A chi facciamo un dolce raidino? Non ci metti in live! E allora dobbiamo farlo assolutamente termosifoni. Peccato, se ci fosse stato Matt avrei fatto... Strega! Avrei fatto lui e gli avrei fatto un ride di compleanno. Però andiamo dai termosifoni. Oggi sicuramente non è il vostro compleanno. Vorrei che gli diceste questo, per favore, ai termosifoni. Dovete assicurarvi che oggi non sia il compleanno di nessuno di loro. E ne sono quasi certa. I termosifoni che giocano a Horizon Zero Dawn. Madò, divertitevi ragazzi, non l'ho ancora giocato io. Come c'è Matt? Come c'è Matt? Ha appena attaccato. Allora ditegli tantissimi auguri di buon compleanno. Questo è un twist. Matt, grazie mille di avermi avvertito in tempo. Matt Aster, eccolo. Raid c'è? Raid non c'è. Raid c'è? Raid non c'è. Attaccatura! Non so se fa un pre-live o cosa, però sì. Ragazzi, vi auguro un buon weekend. Ci vediamo su Instagram e su Discord per tutte le volte che vogliamo sentirci vicini, anche se non c'è la live e anche se non lo usiamo fisicamente, lo vedete qui. Noi ci vediamo appunto lunedì alle 5. Fate tutto quello che volete in mia assenza, non vi giudicherò. E ci vediamo lunedì. Oppure un po' vi giudicherò, dipende. Non picchiate i cagnolini, quello è importante.